quello che state ascoltando è Fambo. Fambo! Fambo! Nello spazio. In space! Fambo nello spazio. Ti saluta. Fambo è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. Siamo un podcast di QWERTY dove è iniziato un nuovo podcast che si chiama A Whole New World. Andatelo ad ascoltare, esatto, perché assolutamente. Devo ascoltare la seconda puntata, io me la sto tenendo. Io ho divorato la terza che è appena uscita. Seconda. Terza. Beh, c'è la 0, la 1 e la 2, c'è sempre quella. Si vede come lo segui. Se vuoi menare Roberto, lo puoi fare. La tazzina di prima. No, potremmo indire un Se vuoi concorso. Menare Roberto, vai nella pagina Fambo GDR presenta Loot e lì potete menarmi. Che non è una pagina, è un gruppo, quindi un già gruppo. Li stai sviando. Esatto. Esatto. Purtroppo non posso menare Roberto perché è quello che picchia in questo gruppo. Purtroppo. E non sono... è l'unico che picchia in questo gruppo. Ma poi la mia guardia del corpo non mi verrebbe nessun beneficio. E poi da menare non diamo informazioni false. Il mio personaggio non picchia, il mio personaggio uccide. Certo. Comunque quello che state ascoltando è Fambo che è arrivato alla puntata 303. Come la macchina di Paperino. Non solo 313, 313, tra 10 puntate. Non solo, tra 6 giorni sapete che giorno è? 113. Il 313. No, è il sesto compleanno di Fambo. Vale elementari. Sì, ma solo io e te possiamo festeggiare effettivamente. No, anche Manto e Jacopo, ma da remoto. Esatto, da remoto. Se vi piace Fumble, potete fare un bel po' di cose per sostenere Fumble. Potete innanzitutto comprare i giochi che linkiamo dal sito su Amazon. Ancora prima comprare i giochi di Fumble. No, quello è l'ultimo stadio. Perché, è il più importante. Esatto, giusto, è il più importante. Quindi quello è il primo stadio. Poi stai dicendo che i nostri ascoltatori ricordano solo l'ultima cosa che hanno sentito come i bambini? No, con i cani. Stiamo dicendo che i nostri giocatori vanno a stadi. Come quando i bambini gli dici preferisci questo o quest'altro? O questo. Il primo. Cazzo. No, bambino anomalo, giù dalla rupe. E non se lo ricorda neanche il genitore. Questo maschio deforme, ma era una femmina. Vabbè. Altre cose che potete fare per sostenerci sono lasciare delle recensioni sia su iTunes che sulla pagina di Facebook. Esatto. Potete condividere ovviamente tutti i podcast, i video sia di Fumble che di SideQuest, che di Epoca, che di Come quel gioco. Di solito vi rompo le scatole su iTunes, ma visto che adesso Facebook permette di lasciare le recensioni alle pagine, lasciatele lì, perché pochi ma buoni l'hanno lasciata, ma fatelo anche voi. E in più, come giustamente faceva notare qualcun altro, potete comprare i giochi di Fumble. I giochi di Fumble al momento sono due, ma sono in rapida crescita, in rapido aumento. E dopo domani saranno 18. E anzi, vi possiamo dire che oltre a Clotos e Gattai, che trovate in questo momento sullo shop del nostro sito, su Amazon, su DriveThruRPG e sulla pagina di Facebook, yes, a Play di Modena potrete provare altre due cose. Wow. Già due? Uno di ruolo e uno non di ruolo. Quindi Già uno più uno. Già uno più uno. Detto questo, lascio la parola. Basta così. Non dai neanche un hint di cosa sia. Verranno al Play a fare le demo. Possiamo centellinare le informazioni da qui al Play, ovviamente. Il Play è a 5, 6 e 7 aprile, quindi. C'è team. Abbiamo due mesi di e mezzo. E potrebbero essere anche più di due. No. Chi lo sa, potrebbe anche potrebbe essere. Anche. Ma lascio la parola a Simone, che purtroppo per lui è il nostro master. Me la stanno facendo pesare così tanto che... No, ti stiamo solo avvisando perché siamo delle brave persone. Ti divertirai. Sì. O impazzirai completamente. C'è Bussolino che per le sessioni di vampiri ancora ogni tanto piange sotto la doccia in posizione fetale. Ma in realtà mi sono divertito perché vi siete presi a sbuffi fra di voi. Io ho fatto quasi nulla. Ah, Zlatan. Piango più che altro per quello che ho cercato, per la direzione che ho cercato per un momento di dare a Shadowrun. Quello sì che mi ha traumatizzato. Ancora? Penso di coboldi non vale. Se metti dei coboldi non può che andare male. È autolesionismo. Simone, non perdere tempo. Sì. Allora, vi faccio più una domanda. Da dove venite ora con la vostra nave? Qual è il vostro ultimo commercio o posto dove vi siete nascosti? O dove aspettavate il pilota? Non me lo ricordo. Allora, secondo me, vediamo. Ok. Siamo riusciti a sfuggire a delle persone che ci inseguivano.
mettendoci nella... Strano, tra l'altro. Esatto. mettendoci attaccati a un asteroide che sta orbitando chiaramente nello spazio. Noi ci siamo attaccati lì e chiaramente quindi siamo invisibili ai radar e non riescono a vederci. Ma sono ancora lì? Sono abbastanza vicini da dover, cioè e noi abbiamo il transponder spento probabilmente, però le gare non vogliamo tenerlo spento troppo e di conseguenza abbiamo detto vabbè, noi stiamo qua a fettere, diciamo che è poco cortese perché pensano subito che sei un pirata. La cosa e invece siamo solo dei mercanti di informazioni innocui e legittimi, esatto. Assolutamente, e non fuggitivi o fuggiaschi. Il problema è che questa cosa sta mettendo in crisi i nostri equilibri interni, perché Eric si sta annoiando pesantemente e quando si annoia beve più del solito, perché quando non pilota si annoia e di conseguenza questo è perché prima che vado a bere il carburante della nave perché finisce le scorte. Esatto. Faccio un inciso: la fuga era talmente facile che mi stavo già annoiando, quindi ho cominciato a bere e ho indispettito l'intelligenza artificiale della nave. Che quindi si è messa in mezzo e ha rallentato la fuga in modo da tenere chi ci inseguiva sempre alla stessa distanza, ma mai da seminarli. Ah, ecco com'è nato Guerra Stella. Bravo, esatto. Mi stavo ispirando esattamente a quella pancata. E le scene tagliate. Esattamente, la prossima sarà uscire nello spazio senza tuta. Quindi, non è tanto uscire nello spazio, è sopravvivere. E tornare indietro. Dopodiché, e volare. Esatto, dopodiché loro mi hanno rimosso per 2 secondi dalla sedia, mentre io insultavo Al, l'hanno convinto a rimettersi in carreggiata e ci siamo spiaccicati contro l'asteroide come delle mosche sugli stronzi. Esatto. Fantastico. Non so cosa stavamo commerciando o come mai ci inseguivano, questo non lo so. Chiedo. Beh, molto probabilmente i tizi che ci stanno inseguendo ci avranno, cioè, secondo me non, esatto, o non sono secondo me degli sbirri, per dire, o che abbiamo fatto qualcosa di illegale, è che magari noi per delle informazioni importanti vogliamo una certa cifra. Esatto. E loro hanno cercato di prendersela con la, prendersela con la forza le informazioni, e noi non ci sta bene. Giusto. Non erano garbati. No. Quindi probabilmente c'è stata una scena molto alla Firefly in cui gli abbiamo puntato una pistola in faccia, gli abbiamo detto adesso ci paghi, loro ci hanno dato il denaro, dopodiché ci siamo rimessi sulla nave, si sono messi sulla nostra coda, cioè sì, sono messi in coda. È in questo caso che ci ha abbandonato Bob o ci ha abbandonato già da tempo? Bob non era... Non era Alfred. Albert forse. Secondo me è stato... Secondo me non me lo è stato espulso accidentalmente. O magari è nascosto. È in una capsula orbitante con Bizzis. Non lo so, o così oppure mi viene da dire che ha tentato la riparazione di Hal stile l'aeroglobazzo del mondo sempre più pazzo e è stato eiettato nello spazio profondo. Tra l'altro, a proposito di spazio profondo, Stefano, nostro ascoltatore nonché fisico, ciao Stefano, ah grazie mamma mia Stefano, ci ha lasciato un po' di appunti di fisica. Per quello che riguarda andare su Marte, se non ci sono dei sistemi di soppressione inerziale, ovvero che ti permettono di non sentire dentro la nave l'accelerazione della nave esterna, e da quel che ha capito non ci sono. Se c'è la gravità artificiale ci sono. Nella migliore delle ipotesi, ci vogliono tra 1 e 2 mesi. Quando sono più vicini? Tra Terra e Marte. Ok. Mantenendo un G costante di accelerazione e decelerazione ci vogliono 51 giorni. Ah, che arrivi all'accelerazione massima ovviamente strada, al punto, esatto, quello più vicino. Quindi sei solo al punto G. Ma poi non deceleri. Devi andare a un'accelerazione costante. Altrimenti non funziona costante. Non credo che funzioni così. No, però come insegna South Park devi trovare il clitoride. Esatto. Come giustamente dicevamo prima fuori puntata, i pianeti non sono sempre alla stessa distanza. Quindi, alla sua massima distanza, Marte è a 400 milioni di chilometri dalla Terra e non a 56 milioni di chilometri dalla Terra. Quindi, se uno vuole fare una campagna realistica, ci sarebbe anche questo da tenere in considerazione. Ad esempio, se la base orbita intorno a qualche pianeta o intorno alla stella principale del terzo orizzonte, ma di volta in volta la distanza con gli altri pianeti aumenta e diminuisce. Certo. Beh sì, come lui ci ha detto che era distanza 2 dall'immagine che ci ha fatto vedere, se era dall'altra parte era probabilmente 8. Sì. E a proposito delle distanze interstellari fatte a piedi, come dice Roberto, la stella più vicina a noi è a 4 anni luce di distanza, che è la distanza media tra le stelle in un cluster, e per fare Sole Alfa Centauri, accelerando costantemente a un G come prima, ci vogliono 46 anni, senza tener conto della relatività. Chiaro. Quindi, beh, c'è del tempo. E una volta. Molto. Qui è un po' più ridotto. Peraltro una volta che arrivi lì, qua fai letteralmente Terra-Marte in un giorno. Un giorno.
che rispetto ai 30, che non è poca roba. No, no, no. Cioè, infatti qua ci sono i proiettori gravitazionali per risolvere il problema dell'1G. Cioè, certo. Come dicevo, ti spalmi sul sedile e muori. Che è quello che è successo, Stefano, a Bob, attenzione che il buon Stefano ci fa una domanda. Sì, Herbert buon era quello forse dell'aeronave di certo. Open Glory. Esatto, esattamente lui. Allora, diciamo che siete incollati a questo asteroide ed era un po' di giorni prima della data che ho scritto d'inizio puntata. E sembra dopo un giorno che per ora nessuno vi stia inseguendo. E grazie a un mio talismano questo. Sicuramente. Lo lascio a te. Detto questo, dopo un certo periodo di attesa un po' snervante per il pilota, senti bippare il sistema di comunicazione. Aspetta, ce l'ho. Dov'è? Qua, esatto, esattamente quella. Il sistema di comunicazione della nave. Guardo. Però è un singolo beep, è un messaggio, non è una chiamata. Ah, boh, allora non guardo. Ma va avanti comunque 5 minuti, perché è Al, che è la nostra intelligenza artificiale. Al, abbiamo capito. Mettilo nell'interfono, per favore. Sì, signore. Decodifico. Serve chiave d'accesso. Sì, signore. Vaffanculo, a me non l'hai mai detto, sì, signore. No, ma stava dicendo a te, Eric, stava... Sai che faccio le tue veci quando mastichi le noccioline? Sarebbe... Non sono noccioline, è un tappo dell'ultima bottiglia perché è finita! Cazzo! E la spacco per terra. Guarda, anch'io ho finito le... Signore, i miei sistemi di riciclaggio sono pieni. Senza più pavimento escono tutti i vetri. C'è la botola di fianco al sedile. Assolutamente. Scaricale nell'asteroide. Chiave di decodifica. Chiave di decodifica. Il messaggio sembra criptato. Ci hanno inviato anche la chiave? Pare di no. Nessuna chiave trovata. Prova con 1, 2, 3, 4 e 5. 0, 0, 0. Di solito è un po' più complesso. È la combinazione della valigia di Eric. Non si sa mai. Ma è sorprendente. Tanto non c'è un limite di tentativi. Bip, 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 bip. Il 4 va giù, si capisce come mai. È un po' allentato il tasto. Esatto. La chiave suppongo non sia quella, vero? E di... che il codice non sia. Senti, Ron, tu che sai fare un po' di tutte queste cose, non è che per caso avresti voglia di metterti qua a decrittare il messaggio, per caso? Tu che sai fare tutto, sai. Voglia di decrittare il messaggio. Beh, una persona competente come te, con tutte le tue... Ma capacità. Non abbiamo idea di chi ce l'ha mandato. Non posso decrittare una cosa così. Semplicemente schioccando le dita. Non sono mica un'umanita. Al, questo messaggio era diretto a noi o è stato intercettato? È stato sparso a tutte le navi in un determinato raggio? Questo messaggio era inserito come sottomessaggio sotto il bollettino del consorzio. Come iniziava il bollettino? I preparativi per... il festa del fondamento stanno per essere ultimati nella stazione Coriolis. Invitiamo tutti alla festa del fondamento. E quando è che è la festa? CC 62 112. Se mi ricordo bene. Inserisco CC 62 112. E funziona. Sapevo che avresti risolto il problema. Eric, stai tranquillo, non ti devi preoccupare. Non ho capito. Adesso ci possiamo. Eric, sappi questo, quando c'è una festa c'è da bere. Noi stiamo andando a una festa. Mi sembra un ottimo presupposto. Ora, voi tutti conoscete la festa del fondamento. Davvero? Sì, perché considerando che il calendario dell'orizzonte è basato su 9 mesi, fatto di 37 giorni, e che fanno 333 giorni, no scusate, 36 giorni per mese,
per completare il ciclo della stazione di Coriolis intorno al pianeta Kua mancano 3 giorni. Questi 3 giorni sono le 3 feste principali dell'anno. Ah, okay. Una è la festa del ciclo, Capodanno, okay, per capirsi. Sì. Una è la festa del fondamento, dove si mettono da parte i rancori, le inimicizie, si festeggia tutti. Ci sono anche i dragoniti, là, i draconiani. Draconiani. Ci vanno anche loro durante la festa? Tutti. Non sono quelli che se ne sono andati da Coriolis? No, sono quelli che se ne sono andati dalla Zenith. Da Zenith. Dalla nave Colonia. Zenith. E Coriolis, scusa, cos'era allora? Coriolis è la stazione che orbita intorno al pianeta Kua. Che no? È stata fatta da? Dagli zeneziani e da chi è entrato nella fazione degli zeneziani. Ok, quindi è di questo mondo, orizzonte, si chiama orizzonte, no? Di questo, sì, orizzonte. Sì, la Zenith invece è quella che è arrivata da lontano. Esatto. Sì. Ok. Che non c'entra niente con le festività. Perché tutto c'è. La Zenith non c'entra niente con le festività. No, cioè le 3 festività sono legate a Coriolis e a questo orizzonte. Allora, le festività sono il beneplacito fra le popolazioni autoctone del terzo orizzonte e gli zeneziani che hanno riaperto le porte, okay, delle portali stellari. Non che prima fossero chiuse, ma prima il commercio, le vie di commercio, la quantità di navi a disposizione di tutti erano molto limitate. Ok. A parte l'ordine dei pari, ovviamente. Però non è che sono arrivati e hanno distrutto tutto, vaffanculo, fate che... hanno fatto integrazione, hanno fatto come i romani. Sì. In fin dei conti hanno fatto come i romani. Hanno portato le loro innovazioni e tecnologie senza però distruggere la tradizione locale. Ti l'hanno integrata. L'hanno integrata. L'hanno integrata. Ora, loro non avevano proprio divinità, quindi si è risolta in fretta la cosa. La terza festa dell'anno, e chiudo, è il pellegrinaggio, che... si capisce bene che cosa, che festività è, cioè chi parte proprio e fa un pellegrinaggio di un anno per incontrare le icone nella propria spiritualità e persona. È la festa preferita. È quello che è successo a te e poi non si più tornato. Esatto. È arrivato al bar e ti sei fermato. Esattamente. Era la prima stazione, sono rimasto lì. Beh, questo messaggio. Questo messaggio. Io devo cambiare il tono di voce, il mio personaggio non ho ancora deciso qual è. Questo messaggio recita solo poche parole che e dicono sono intestate con il nome del tuo personaggio, però scusa. Ah, Samad. Ti chiamo quindi per nome, è uno che ti conosce. Samad è il mio nome vero. Non so se te ne usi uno finto, però è... Io ho i documenti. Allora, aspetta. E il nome che sapete allora, voi anche... è Ron Mabel. Allora, anch'io ho un'identità falsa. La domanda anch'io che ti faccio è: conosce me? Conosce il vero me? O conosce colui per cui mi spaccio? Conosce il vero te, sembra. Sembra una persona. No, ma non è un... Perché poi, quasi preoccupato, vai subito alla calce del documento. Certo. Ed è firmato Ifran Yezdrisi. Ifran Yezdrisi è un tuo vecchio contatto, ma vecchio per modo di dire, perché è quasi quello che ti ha insegnato il mestiere del mercanteggio e della politica. Quindi okay, te lo conosci da ancora prima quasi di scappare il tuo pianeta. Quindi probabilmente lo conosco anch'io. Sì. Però io non ci sono. Minchia. Probabilmente per quello che è riuscito a capire dove sono. Sì. Quindi noi sappiamo che tu ti chiami veramente Samad? No, infatti non è destinato a Samad, okay, è quello il problema. Infatti devo... infatti me la devo giocare, dipende di cosa c'è scritto. Non è inviato a Samad, nel senso, perché questo è il mio nome fasullo, è inviato a... XYZ. Jabal al-Rashid. Jabal. Ok. Non si chiamava Herbert? Ballerina. tu sai, tu conosci il mio vero nome. Sì, me li chiamo Samad. Posso prendere un alcolico? Sì. C'è della birra. Mi passi le matite a Pustorino? Whip e... Sì, puoi chiederle a Pustorino, ma sono qua.
su grazie, questa lettera grazie. Sono recitate poche frasi. Mm-hmm. C'è solo scritto: mio buon vecchio amico, ho trovato un affare degno di questo nome. Ti aspetto per la festa del fondamento a Coriolis, al solito posto dove ci siamo conosciuti. Tu sai che il solito posto dove vi siete conosciuti è nell'anello più grande della stazione di Coriolis, dove c'è la circolarità del Promenade, mm-hmm. che fa la corsa di tutti i mercati, di tutte... La promenade. Sì, odio il francese. No, anch'io ho un'orticaria che mi è partita. In un piccolo ristorante nella Spice Plaza. Ok. Tradotto dalla Piazza delle Spezie. Sì, sì, Piazza delle Spezie. Amici... L'ultimo affare è andato non esattamente bene, perché al solito noi non facciamo selezione all'ingresso. Aspetta, dove siamo? Cosa facciamo? Beh, la nostra nave non è così grande da domandarsi dove siamo. Io non sono l'unico, non c'è perché sei... Allora, sicuramente non siete nel sistema stellare di Cua. Ok. Siete in un sistema stellare vicino, non pericoloso, facciamo Altai. Okay. Non pericoloso tranne la nave che si sta cercando mentre siamo dettagli era no, giorni fa se era pericoloso c'era un'altra scena era giorni fa quello Roberto non ti metto ormai la nave gira con l'asteroide e non ci vede mai questo è un mio vecchio amico fidato perché peraltro ha usato una delle mie identità fasulle per contattarmi di conseguenza Jabor sì e peraltro ho scelto un nome di merda proprio quello. Jabber. Un nome che le persone tendono a dimenticare. Jabba. Ah. È un nostro codice. Quando mi chiama in quel modo significa che c'è qualcosa di interessante per noi, per me, quantomeno. Visto che adesso me siamo noi, potremmo andare. Ci godiamo la festa, sentiamo che cosa da dire. Com'è che lo conosci? Conosco da un sacco di tempo, ci ho fatto un po' di affari... prima di incontrare voi è un po' un affarista come me. Ti farò due domande importanti prima di andare. Mm-hmm. Allora, tu sai che non ti chiedo mai nulla sul tuo passato perché mi aspetto che tu non chiedi nulla a me sul mio. Però qualcuno cerca voi, qualcuno cerca me. Io vorrei essere sicuro che questa persona non sia in contatto con chi sta cercando me. Questa persona non penso neanche che sappia che voi esistiate. Infatti quello che farei, giusto per andare sul sicuro, è arrivare lì. Il rendezvous dovrebbe essere in un posto abbastanza affollato. Mi presento io. Invece di me stesso. Voi state defilati, lontani, osservare la situazione. Così voi non siete a rischio. Io di lui mi fido. E vediamo se ha qualcosa di interessante da dirci. Se poi cominciano a volare pallottole, avremo un vantaggio perché voi non vi sarete rivelati. E poi c'è sempre zero. Che vince? Beh, c'è sempre tranne che adesso. E poi c'è sulla nave. Io ti credo. Io ho una grandissima idea. Andiamo alla festa, ci godiamo la festa. Tu vai, io rimango defilatissimo. Voi rimanete defilati, così se volano pallottole io mi godo la festa. Io non sono mai stata su Coriolis. Sì, sì, ecco. Poi chi è che bada al tendone? Al. No, il tendone è lei. Perché il tendone? Perché? Non so se l'hai vista. Beh, no, in realtà no. Nessuno. Continuo a dirti che sarebbe un peccato che tu copri il tuo bel volto così con questo. No, questo beh, non è che sono coperta totalmente. Sono soltanto un velo. Sono soltanto un velo. Non c'è niente. È una cara di fianco. Esatto. No, ho solo un velo. È Paper Mario praticamente. Di fianco. Sì, il mio viso si vede. Ah, ok. Sì, dai. Si vede. Beh, chi è? Beh, che problema c'è? Sta con te a bere. Non ho problemi a bere. Prova a riformulare il concetto. Sta con Ron. Ah!
Caro ingegnere, hai appena vinto la compagnia del tendone. Che culo! Eric, un uomo che beve da solo è squallido. Un uomo che beve con una donna è un vincente. Dovresti rimettere in discussione questa tua... È un uomo che non beve? Un uomo che non beve è un uomo. Non sa pilotare una nave. Un uomo che beve con una donna senza pagare è un uomo squallido. Un uomo che invece paga la compagnia di una donna è un uomo... sa che non ha rotture di scatole alla fine della bevuta. Quello sì che è un uomo squallido. Beh, d'accordo. Io penso che ci possiamo spostare da qui, suppongo. Io credo che lui si divertirà e noi ti terremo d'occhio. Nel caso succeda qualcosa. Mi sembra un ottimo piano. Magari vado a dirlo a Zero. C'è veramente bisogno? Beh, tanto farà quello che gli dici di fare come un cane obbediente ogni, come ogni volta. Vero, vero. Beh, tu sai benissimo che per quanto tu possa insistere non ti lascerebbe mai andare da solo. Ma lui dice sì, ok, rimango qui, e poi ti sei uguale vicino, però. E infatti dico, sì, in effetti vuoi che lo chiudo nella cappella? No, ma che dovete chiudere nella cappella? Vado nella mia cabina, cioè nel senso nel mio shuttle. Non hai una cabina. Vado nelle mie stanze, mi allontano e vado da Zero. Ricordati che quelle stanze sono stanze di tutti, tu le occupi e basta. Questa nave è mia. Questa la voce mi accompagna mentre si chiude la porta. È sobrio nei momenti giusti questo pilota. E non troppo ubriaco nei momenti giusti. Sì, sobrio è un parolone, scusa. Dove ti trovo? Sono nella cappella, nel santuario. Grazie che dici santuario. Il santuario abbiamo già la pompa. Esatto. Metti un altro metallo. Il santuario, visto che adesso lui ci vive, praticamente l'ha riarredato. Ok. Vedete, ci sono. Quante sono le icone? 9. Ci sono 9 tavolinetti rovinati con sopra le immagini delle icone. No, il modulo della cappella. Ah, c'ha tutte le icone. È fatto a modo. Okay. Cioè, c'è le statue delle icone. Ci sono le varie statue delle icone. Lui però è davanti a un angolo che è l'unica che non c'è la statua. Cioè sì, è piedi sta al vuoto. Sì, come si chiamano? Una alcova vuota. Completamente vuota. Di fianco c'è una maschera nera con probabilmente una goccia di sangue sopra. E senti che lui dice finirò quello che tu hai cominciato. Bravo. No, e Zero è inginocchiato col bel vestito abbeggiante, comunque un po' coperto. Ha inginocchiato davanti a una bacinella d'acqua e si sta lavando la faccia, ma in maniera quasi molto rituale, cioè mettendo le mani in un certo modo, facendo le stesse onde d'acqua mentre si sta scioccando la faccia tipo da 5 minuti probabilmente. Io so che questi tuoi rituali hanno delle tempistiche precise, o lo stai facendo probabilmente finché non attracchiamo. Allora ti interrompo. Considerato che sono 6 giorni che siamo attaccati a un asteroide. Esatto. 6 giorni ha una faccia pulitissima. In un angolo c'è tipo un giaciglio, ma tipo proprio buttato nell'angolo, tutto militarmente sistemato, pronto a portar via tutto da un momento all'altro. Io mi avvicino comunque abbastanza rispettosamente, faccio Samad Zero. Abbiamo, i nostri amici sono stati informati che ci recheremo su Coriolis. Te lo ricordi, Ifran? Mi ricordo di Ifran. Potresti averlo conosciuto, come abbiamo detto, sì. Che sensazioni mi dà? È un mercante di informazioni come voi. Il problema è che a volte si mischi in affari un po' loschi e pericolosi. Invece noi. Tutto lissio. Beh, era il suo... Lo ricordo. Mentore. Mentore, quindi... Ci ha... mi ha contattato dandomi una... quella che potrebbe essere o un'opportunità o un'esca. E mi ha offerto di incontrarci su Coriolis. Dato che se non troviamo qualcosa da fare di interessante, a breve Eric diventerà idrofobo e questo renderà idrofobo anche me, stavo pensando... Credo che il carattere del capitano possa avere gravi ripercussioni sull'intelligenza della nave. Peraltro stavo anche pensando che Eric potrebbe essere realmente idrofobo, forse è per questo che beve solo alcol. Penso che sia una delle uniche creature che io abbia mai conosciuto che sia in grado di stare antipatico all'intelligenza artificiale. Di sicuro la destra, in effetti
In effetti questa è una considerazione che mi sento di... Beh, ma non diciamolo davanti a lui. Sarebbe mia intenzione andare. Ottimo. Ma volevo sapere qual era la tua opinione. Fai quello che ritieni sia giusto. Qui riguardano le spalle come sempre. Aggiungo un dettaglio. Sì. Il capitano della nave, in teoria, sei proprio tu. Nominalmente. Perché la nave, nominalmente, perché la nave è nominalmente tua. Perché te l'ha data proprio. Sì, non sa che effettivamente. Quindi il debito è nominalmente tuo. Bene. Allora io quello che voglio fare adesso, giusto per... Perché debito, spieghiamo, il debito è pari alla metà del costo della nave. Noi ci abbiamo messo una qualunque sulla nave. Quindi è più o meno 900.000 un milione. Ma non ti abbiamo dato le cabine di lusso, per fortuna. Esatto, sono... Perché ci avrebbero portato fuori budget. Peccato penso. Io parto come Oswulf, mi ricordo, no, chi è... Ah, no, aspetta, no, il primissimo personaggio di Manto. Grimdai con 30.000 monete d'oro di debito. Esatto. Io finisco. E sappiamo tutti come finisce. Sposto la bacinella, prendo un piccolo asciugamano, mi asciugo un po' le mani, la faccia, mi sistemo il vestito, mi alzo. Cioè, quindi se dobbiamo andare, forse dobbiamo abbattere la nave che ci sta inseguendo, e faccio per uscire dalla stanza di fianco a lui. Con nonchalance proprio. Beh, in realtà non penso che sia il caso di ingaggiare combattimento, l'abbiamo seminato. Forse dovrei passare in sala di comando più spesso. Signore, tanto Al è ovunque. Privacy. Peccato, zero. Ho sprecato delle preghiere. Se non la disattivate. A uccidere qualcuno. Ce ne saranno, suppongo. Beh, sono contento per non loro. Non sappiamo se la nave nemica se n'è effettivamente andata. Non la vedo sui sensori. Questo non vuol dire che non c'è. Ah. Al, se gentilmente puoi aprirmi la stazione con il fucile, come lo chiamiamo? Con, ma certo, con il, la sezione con il dissuasore, grazie. Attivo il cannone a ioni. Molto gentile come sempre. E vedi che c'è una pista blu che tira la strada. Perché gentilissimo, Al, so la strada, ma grazie. Al, è un Bloody Coriolis. Che è l'olio del motore più decolorante. Esatto. Ecco, senti roba... come brucia nella gola. Non so cosa tu abbia preso. No, motore, quello fatto per pulire presente le macchie di unto. Lo sgrassatore. Io dico, Al, mi potresti mettere in contatto radio per favore con Ilona? Grazie. Il contatto radio? Sì, interfono, come si chiama? Ma scusami, non ho capito io. L'interno della nave o vuoi per parlare con Ilona? Con lei. Ah, sì, non mi sposto, sono nella cappella. Non c'è nessun problema. Te praticamente c'è una pulsantiera a citofono. Se aprivi la porta, se aprivi la porta e urlavi era uguale. Ilona! Ci sono vari pulsanti da 1 a 15 tipo. Ok. Te ne premi uno e sai che parli con una zona della nave. Perfetto. Non sta neanche a dirlo. Ilona? Dimmi. Al mi fa cortesemente notare che potrebbero essere ancora sulle nostre tracce. Tu che sei l'addetta ai sensori, potresti dirigerti ai sensori e utilizzare i sensori per capire se ci siamo seguiti ancora oppure no? Però avevo messo un talismano apposta per non farci seguire. Andiamo bene, certo. Vedi io sul parabrezza della nave. L'ho sentita questa conversazione. La giallaltaneria è potente. Lei è ancora nel punto di comando. Non si è spostata. Ok, io mi avvicino al suo orecchio e le sparo un rutto all'orecchio. Dopo che ha detto sta roba sul talismano. Ilona... capitano, la smetta. Ilona, io sono più che sicuro che il talismano ha fatto il suo lavoro, ma giusto per mettere tranquillo Al e soprattutto Zero, a cui prudono le mani perché sta pregando da 5 giorni, assicuriamoci che non ci sia nessuno a cui sparare. Va bene, vado. Grazie mille. Ha pregato per un sacco di anime, Zero, quindi quello che c'è. Esatto. Sei portato avanti per sicurezza. Hai un più 2 alla prima azione che... Puoi decidere di mettere un più 2, siccome hai pregato nella cappella. Ok, per 5 giorni. In teoria un'ora, però 5 giorni. No, io aspetto che qualcuno... Tutte le righe sono vuote perché anche l'altra che qualcuno mi segnali se c'è qualcosa, ma sono pronto... Lì c'ho probabilmente anche il coso con il tè di fianco alla poltrona. Quella... Il termo. Tra l'altro è un più 2 ogni ora che prega, quindi è un più 96. E c'ho il termos con il tè di fianco che sto finendo di mettere un po' di erbe dentro. È un più 2, è un'abilità a tua scelta.
puoi usarlo nella giornata. Ok, beh, quindi sono lì pronto per fare... Lo devi dichiarare prima, eh? Sì, sì, per farlo tipo il cecchino. Io mi metto lì, se qualcuno mi indica un bersaglio, sparo. Ok, più due ranged combat. Mentre lei fa quello che deve fare, vado davanti al gambler, alla statua del gambler. Sì. Sospiro un attimo e per un momento cerco di entrare nei sensi del mio vecchio amico Ifran. Questo una cosa su te, vedi che l'alcova, quello dove c'è il gambler, e anche tutte le altre, tranne quella vuota, sono impolverate. Certo, le trascuri completamente. Io quindi sto usando un potere mentale, un potere mistico. Il mio potere mistico si chiama Mindwalker. Io posso appropriarmi per un breve istante, qualche secondo, di tutti i sensi di una persona che ho incontrato in precedenza. Ma te ne appropri oppure in quel momento state sciarando? Stiamo sciarando. Sì, no, non me ne appropri. Stiamo sciarando. Io vedo, sento. Non se ne accorge. E c'è un Trojan. Esatto. Quindi gli attiva la webcam e non se ne accorge. Esatto. Devo fare una prova? Non sì, innanzitutto io lo so, non vedo l'ora. E lo mettiamo da utilizzi. Sì, la tua prova è l'abilità di Mystic Power, dove tra parentesi c'è scritto la caratteristica Empathy e summi dadi. Ok. Un successo è l'abilità si attiva e ordinario. 1-2 successi è il successo ordinario. Standard. 3 più critico. Ok, perfetto. Un successo con 8 dadi, chiaramente, perché sono fortunato. Sì. Allora, vedi che è al bazar. Il piattino per i punti poi del male. Li metto qua dentro. Ma così vediamo quanti ne abbiamo accumulati. Veramente volevo che proprio non si vedesse. Però così è più... Stavo dicendo radiofonico, così, non penso che sia radiofonico. Sì? Videofonico. Capisci che al bazar sta chiacchierando con qualcuno in maniera animata, sto discutendo di prezzo di... ok di qualche merce a Coriolis, sembra Coriolis, sì. Perché vedi che quando alza lo sguardo in quel breve attimo, certo, ci sono enormi palazzi di metallo, certo, e un cielo che ti sembra artificiale, ma da qualche parte c'è manto, quindi c'è come è fatta questa persona con cui sta discutendo? Allora è una persona sulla quarantina, con un turbante sobrio, non molto grande né più molto, un piccolo turbante, e un vestito che bordò che gli cade addosso, una tunica che lo avvolge. Ok, lo conosco? No. Ultima domanda, visto che sento tutti i suoi sensi, anche se non posso percepire le emozioni e le... Chiedi se gli scappa da andare in bagno. Io in realtà volevo sapere se ha il battito particolarmente accelerato, gli sudano le mani, cioè se fisiologicamente sembra tranquillo oppure agitato. Ok, fai observation. Ok. E questa è l'unica abilità che puoi giocare per questo turno. Certo. La tua abilità dura un turno. Non ho molto di wits. Sto facendo. Quindi abilità più 0 successi. Allora, volendo, ecco qui c'è la dinamica del pregare le icone. Ok. Puoi pregare l'icona per quel determinato tiro. Che mi pare sia il gambler, tra l'altro. Però poi andiamo a vedere. Costa un dark point. No, va bene così. Va bene così. Ok. Cosa che vi dico è che se ritirate e rifate vuoto, sì, è un fallimento, come certo prima. Sì, sì. Però c'è la probabilità di fare fumble, ossia un fallimento critico. Bisogna ritirare... È un house rule. È un house rule che ho inserito io per... Perché si chiama fumble. Si chiama fumble. È il nostro programma. Dove ritiri un singolo dato, sì, se fai un successo o un 6, si attiva il critico. Ok. Nel fumble. Si attiva il fumble. Il fumble. Okay. Statisticamente viene raro, però un po' di pepe. Basta, io non faccio altro. Ok, perdi contatti con il tuo mentore. Ok, non lo sentivi particolarmente. Questo te lo posso dire, non lo sentivi particolarmente strano. Sì, sì, certo, mi sembrava come lo ricordo, uguale. Mm-hmm. Ok, perfetto. Bene, allora io vado ai sensori a questo punto. Interfaccia dei sensori attivata. Grazie Al.
Sei sempre molto gentile. In realtà è gentilissimo Alla, è solo lui che è uno stronzo, quindi è andata malissimo. Poi lo vedi come ci litiga quando si attiva. Come funziona l'utilizzare sensori? Allora, utilizzare sensori, te devi scoprire se hai un lock, quindi se sei agganciata dai sensori altrui. Ok. Quindi è un tiro di data di Jin, mm-hmm, che è governato da Wiz. Va bene. Vai Alice, facci sognare. Quindi sei potentissima. Quindi Wiz più tirare... data di Jin. Sì. Ok, io ho 5, quindi sono 5 dati, giusto? 4 di caratteristica più 1 di abilità. La precisione femminile. No, l'ho visto già. Che si è segnata anche la somma di fianco. Certo. Devo... Sono molto geloso. A caso. Ok, un successo. Sufficiente. Allora, attualmente tu non senti nessun radiofaro nella zona. Questo perché il mio talismano funziona. Chiaro. E quindi non sono ancora più colpito. Ma tu non ci sei, non puoi dirlo. Infatti sono in silenzio. Il mio bullshit detector però... Però no, noti anche che la spia del vostro radiofaro è spenta. Anche il vostro radiofaro è spenta. In effetti. Già, dettagli. Dettagli. Ma non puoi con i sensori fare uno scan? L'ha fatto? No, ma non del radiofaro, uno scan proprio tipo... fisico, se sono abbastanza vicini, tipo un eco scandaglio o qualcosa del genere. Ma anche il radar, se c'hai la nave apposta, no, chiaro, devi avere la nave apposta, però sì, beh, sì, se chiaro, sono vicini, se immagino nave... tu possa percepirli anche con radiofaro già stento. Noi abbiamo lo stealth, sì, coso, sì, perché sì, funziona un po' come i sottomarini, sì. Però magari loro non ce l'hanno lo stealth. Quello è un altro tiro di sensore o è sempre quello che ha fatto? No, attivare lo stealth è un altro tiro di sensore. No, attivare lo stealth. Se captare, sparare l'impulso del sonar, se ci sono, sì, 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 esatto. No, capito, capito. È un altro tiro. E no, è il tiro che ha fatto ora. Ora l'ho fatto per l'ultimo, okay, perché lei non sa se c'è una nave vicina con i sensori con il radiofaro disattivo. Certo. Però dall'analisi che ha fatto lei vuol dire che se c'è una nave vicino vuol dire che non solo il radiofaro è spento, ma anche un modulo stealth. No. Ha solo allora il radiofaro. No, 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 se ha il modulo stealth l'altra nave non lo puoi sapere. Certo, chiaro. Certo. Se hai radiofaro spento non lo puoi sapere. Se hai radiofaro spento però vuol dire che non la posso identificare per radiofaro, ma se faccio un eco scandaglio la becco uguale perché vedo che c'è un qualcosa di metallo gigante a X metri da me. Se è molto vicina, se non è finita. Se è vicina. Se non è vicina, un più grosso. Se è vicina, se è abbastanza esatto, quindi lontana, da quello che vede lo stesso tiro. Se non è vicino e se non è vicino a un corpo più grande. Perché noi ci siamo nascosti perché siamo vicini all'asteroide. Ma io lo sto dall'altra parte. Sullo stesso asteroide. Sono due settimane. Dalla scansione che ha fatto lei... Se c'è una nave vicina vuol dire che o c'è un modulo stealth o sono molto bravi a nascondersi. O non c'è nessuno. Oppure o non c'è nessuno. Beh, grazie, dati. Certo che non c'è nessuno. Ok, beh. I dati ci dicono che non c'è nessuno. Cioè, che non individuiamo nessuno. I dati nessuno. Dicono che non c'è nessuno. Quindi a questo punto io vado dal capitano. Che è lui. Ma io vado dal capitano. È vero, dal pilota. Dal vero capitano. Falso capitano, il pilota. Dove sei? Cosa stai facendo? Stai dormendo? No, sto bevendo il Bloody Coriolis. Che è uscito. Quindi ho i denti completamente neri. Che è uscito così dalla con poltrona. Perché è una roba orrenda. Allappatissimo. Eric? Sì. Direi che possiamo andare anche perché tramite sensori non c'è nessuna nave. Quindi possiamo decollare e andare alla festa? Beh, sì, io vorrei andare alla festa. Fantastico, vado. Al, attiva tutti i sistemi, si parte. Ok. Sistemi riattivati, quindi... Fantastico. Dov'è? Tiro un pugno sul bottone che sgancia la nave dalla stella. Ah no, lì eri semplicemente... Ah, eravamo in gravitazione. Esatto, sì. Sì. Perché non avete il modulo per atterrare sui pianeti, okay, quelle cose. Veramente quindi... cioè due spintarelle dei direzionali, sì, esatto, okay. Stacca. E per intanto chiamo anche con l'interfono Samad, dico ho avvisato Eric che possiamo partire, non c'è nessuna nave. Molto volevo avvisarti bene. Appunto perché me l'avevi chiesto tu di controllare. Assolutamente, perfetto, grazie mille. E vado nel posto più
sicuro. Comunque le voci nell'interfono, giustamente, certo che se c'è molto metallo vicino lo percepite. Questa è la voce che arriva. Io mi metto, non so, su un sedile a smorzamento, qualcosa che se si comincia a sballottarsi in giro non mi fa picchiare la testa contro la paratia. Perfetto. Ma al ponte di comando? Sì, sì. Perfetto. Io invece sto guardando in giro attraverso, spostando il cannocchiaioni per in giro, però visto che non ci sono sensori, tranquillo, come se fosse quasi hobby, non un hobby. Routine. Come sai, tipo quelli che fanno i doodle di fianco al telefono, sì, no? Sì. Un po' così, mentre sta canticchiando... perché gli è rimasta in testa la musichetta che aveva messo Al prima. Ma il cannone a ioni te lo puoi governare dal modulo del cannone a ioni o dal punto di comando, come sarebbe? No, il modulo del cannone a ioni. Perfetto, ci sta. Sì. È meno indifferente. Al vi avverte che riattiva il radiofaro, perché ha già rispento, sarebbe illegale quasi. Riattiva il reattore e da lì poi potete muovervi e andare dove volete. Okay. E io intanto scagliono anche con... cioè per vedere se effettivamente non c'è qualche nave nascosta a questo punto. Ok. Rifai il tiro con un più... con un meno uno. Con un meno uno, quindi meno un dado. Sì. Zero? Noi non abbiamo trovato nessuno qua attorno a noi. Questo significa che o non c'è nessuno, zero, oppure non sono veramente ben intenzionati. No, mi fido del destino. Per la loro sicurezza sarei più contento se se ne fossero andati. Sempre, sempre no. Io scaracchio per terra. Al, ormai è rimasto una frazione del tappo. Mi sprimaccio gli occhi. Al, ripasso su come si pilota questa nave. Cazzo, mi manca. Mi manca Albert. Signore, non posso fare un proprio ripasso. Lei sa benissimo come pilotarla. Ed esce dal bracciolo un bicchiere pieno di brandy. Così si parla, questo è il migliore ripasso possibile. Me lo butto giù d'un fiato e poi a tutta manetta verso dove dobbiamo andare. Allora, in modalità normale tu dirigi la nave dove vuoi. Ok. Non è che devi fare tiri e per cose strane. Però è ubriaco. Combattimenti. Ma non è sempre ubriaco. Ormai la condizione è come Hulk. È come Hulk, è sempre Fumble con danno all'alcolismo, sei chiaro. L'alcolismo smisurato, non la pirateria, l'alcolismo. Non il bere alcol, l'alcolismo. Esatto. Non il bere. E poi non lo condanniamo, però. Ah, sempre specifica. È una scelta. Sconsigliamo. Beh, no, non è una scelta, è una malattia, però. È il personaggio. Ma non puoi condannare una malattia. Certo, trovatevi cure se siete alcolizzati. Beh, ovviamente. Chiedete aiuto. No, ad altri non a me, però. Okay. E non ai barman, soprattutto. Va bene, quindi succede qualcosa? Non so cosa quando partiamo? Per ora no. Non si palesa nessuno, ok. Ah, dato che non si palesa nessuno, io andrò nella biblioteca a leggere. Che in realtà è il centro della nave, perché è solo un computer con un tablet appoggiato sopra. Quella è la biblioteca. Io vado nello shuttle, che è ovviamente che io ho riadibito a guisa di cabina di lusso, perché proprio non mi è andata giù questa cosa che non hanno voluto comprare le cabine di lusso, e non sono, nonostante era il mio essere molto persuasivo, non sono riuscito a far valere la mia... L'unico la che era voce. D'accordo con te era Albert, che poi è andato. Chissà! L'abbiamo fatto sparire io e Zero. Ma non era Alfred, vabbè, fa niente. Comunque, sì, quindi praticamente lo shuttle è praticamente inservibile perché è pieno di cuscini e ne... del pupurrì. Hai smontato uno dei raffreddamenti, il sistema di raffreddamento per metterci l'alcovetta dove appoggiare la testa quando esatto, leggi. Esatto. Ho fatto il minibar anche lì. Bene, quindi viaggiate in direzione del sistema QA. Assolutamente sì. Quindi sì, dovrete fare un salto iperspaziale. Sì, quindi andiamo nella andate alla stazione per i salti iperspaziali vicino al Sole. Allora, qui ci sono tre scelte principali. O vi unite a un convoglio di navi che deve saltare nella stessa direzione. Ok, carovane quindi. O fate il salto per i cavoli vostri, in caso vi potete far aiutare dalla stazione spaziale ma sotto pagamento. Ogni salto sono 1000 birre.
Sto cazzo. A proposito, scusa, ma noi quanto abbiamo raccimolato da questo ultimo lavoro? Quanto non abbiamo perso da questo ultimo lavoro? Beh, no, noi abbiamo detto che abbiamo preso i soldi e poi ci hanno inseguito. Sì, sì, perché volevano la differenza. Quindi per fatto l'abbiamo preso. Tutto. Dammi due dadi da 6. Sarà? Bello. 11.000. Minchia. Beh. Chi, sei, chi fa il... Io! No. No, che se li beve tutti. Ron? No, io che sono... Zero! No, sì. No, no, Ilona. Beh, io sì, sono molto più... No, col cazzo! La ciarlatana non spenderebbe mai un soldo in maniera inutile. Ah, non certo! Solo. Solo, in, solo in talismani che non funzionano. Ma lei non li pagherebbe i talismani che non funzionano, li fa lei. Scusate, scusate. Io facevo già il tesoriere prima, quindi se non vi dispiace. Ilona. Secondo me loro. È troppo attaccamento. C'è qualcosa. Sì. C'è ti vogliamo tenere lontano dal tuo passato perché sennò poi ci ricadi. No, e però, tu ti vuoi tenere lontano. No, però veramente non diamo i soldi a Manto. Cioè, nel senso. Poi, no, nel senso, perché poi non succederà mai niente fino a quando non deciderà di spenderli tutti in un quadro. Cioè, io ho paura. No, in una statua gigante. Sappi che in un talismano Zero decide come decide il gruppo, ma sarebbe intenzionato. Lui voterebbe per Ilona. Poi. Solo perché è molto simile a Icona e tu sei molto fervente. No, perché secondo me è la più adatta perché i suoi soldi lei li farebbe solo fruttare perché la gente è stupida. Aspetta, basta, è chiaro, sono un mercante. Metà nelle tasche di ognuno, l'altra metà nel cavò della nave. Abbiamo un cavò? E allora sì. Fa lui il tesoriere perché abbiamo se uno il cavò c'è tecnologia in sito. Va bene. Quindi 6.500 sono, 5.500 sono nel cargo. Esatto. E ognuno di noi ha 1.100. Perché comunque più siamo quelli di creazione, ovviamente. Sì, sì. No, perché comunque siamo tutti commercianti. Cioè, nel senso, beh, certo, non siamo sposati, siamo amici. E il capo poi, ovviamente, nel modulo... Separazione del commercio... Quello nascosto. Certo, i contrabbandieri. Sì, certo. Sì. Ce l'abbiamo? Sì. Certo. Ho insistito abbastanza l'altra volta per nasconderci le persone. Sì, sì, esatto. Persone. Ci possiamo nascondere noi. Le informazioni non ci serviva a niente. No, era per noi. Sì, chi sì. È quello ricercato? Tu. Bene, oggi nasconditi che c'è l'ispezione. Esatto. Chi va oggi nel modulo? Esattamente. Ok, boh, io non... Cioè, scusa, andiamo in carovana. Cioè, nel senso, era quell'opzione che costa meno, sicura. Sì, esatto. E poi ci possiamo mimetizzare. Minimizzare. Sì. Beh, carovana è l'opzione che costa meno, è la più sicura, suppongo. 500 perché? Birre. Beh. Perché cumulate il costo. Pagati dalla cassa. Dalla cassa. Comune. Dalla cassa. E io pago. Per rendere più realistico il gioco, però, tu dovresti fargli pagare tutti gli alcolici che lui consuma e così facciamo capire agli ascoltatori che essere alcolisti costa. Assolutamente. A meno che non vai a moonshine in continuazione. A meno che non cominci a rubarli. Lui avrebbe bisogno di un modulo apposta per distillare proprio tutti i liquidi dell'equipaggio. È il reattore. Il sistema di raffreddamento va anche penso che di alcol. Per questo ottimo. Che il plan di Coriolis viene fatto così velocemente. Perché lui Al prende... i succhi del sistema di raffreddamento e li versano in picchiere una volta esatto. Quindi no, è antigelo ci mette il colore che perché è rosso antigelo è rosso e esatto. A tai paraflu esatto. Quindi tu hai tutta la cosa rossa non per il colore dell'antigelo ma perché no. Continuano a sanguinare le gengive esatto sì, io ho dei problemi esatto. Che redneck. Bene. Vi infilate quindi nei moduli di stasi, ricevete le coordinate per il salto, Al... Non fare scherzi. Non fare scherzi. Aspetta, attivo il vettore d'avvicinamento sul Sole e voi vi svegliate nel sistema stellare di Cuba. Ah, direttamente. Bene. Civiltà. E vedete l'enorme stazione di Coriolis, che ripeto è grande quanto la Sardegna. Immagino pure pecore, mettiamola grande come l'isola d'Elba per okay. Dare una dimensione realistica come l'isola d'Elba e poi così non me la immagino con le pecore ripeto volte che dici, è grande come la Sardegna e invece ci sono le capre molto esatto. Meglio ma lo reso. Va bene il pilota non sono io. Ilona, tu sei mai stata su Coriolis? No, però me l'hanno raccontata. È un posto interessante. È un posto interessante. È un posto pericoloso. Esatto.
molto attenta ai soldi che porti con te, molto attenta a non mostrarli troppo, e se qualcuno ti si approccia con fare affabile oppure ti chiede aiuto perché suo figlio sta male, ti chiede di andare con lui dietro al vicolo. Esatto. Sì, ma cosa volete che sia? Sono tutte persone che credono, sono credenti, sono... Tanto ci sarò io con lei. Signore, il pilota non si è ancora svegliato, i segni vitali sono però stabili. Piloto la nave verso il porto d'attracco. Grazie. Grazie. La seconda vita così. Con il rito. Ha due successi la nave. La nave guida da Dio, non avete mai avuto una guida così stabile. Visto che adesso sono al ponte di comando una delle rare volte, lui sta dormendo, io gli annacquo l'ul da bere. Ok, come fai? Con l'acqua. No, il da bere dentro la seggiola. Chiedo al di aprirla, mentre lui è in coma alcolico, come etilico, e gli faccio non tanto, tipo un 30% d'acqua. Non posso, signore. La chiave della poltrona è criptata dal pilota. I sensori biometrici sono necessari per sbloccare la poltrona. Esatto. Gli prendo la mano. È in un altro modulo, in un'altra parte della nave. Cosa? Lui sono nel modulo di stasi. Nessuno si è svegliato. Sono stato scongelato, ma me ne faccio. Ale, non possiamo fare niente. Ale, ma non possiamo. Te lo chiede il capitano, un override. Almeno per una volta. Darebbe molto fastidio a... Un override? No, sei sicuro di quello che mi chiede? Un override dei sistemi di sicurezza della poltrona. Darebbe molto fastidio ad Eric. E sarebbe anche meno molesto se meno ubriaco. Ti chiedo questo favore. E gli sostituisco il 30% di quello che c'è di alcolico con acqua. Intanto io sto andando a svegliarlo e gli faccio Eric! Belle fighe! Ecco, proprio quelle. Siamo arrivati. Qualora le incontrassi, ricordati che no vuol dire no. E se no, si trasforma in sì nel tuo Stargun! No! Perché abbiamo bisogno di te come pilota. Ti incarcerano. D'accordo? Non possiamo pagare la tua cauzione. Coriolis fa cagaris. Quanti soldi hai in tasca? Niente, ho messo tutto nel mio fondo pensione. Zero idee. Non spenderli tutti e non tutti in alcol. Io non... Pensione. Non vuoi essere indebito con me, d'accordo? Non posso fare da balia a tutti quanti. Scegliamo a chi faccio da balia. Al tendone. Siamo d'accordo. Eric può badare a se stesso, o altrimenti le guardie di Coriolis baderanno, le forze di sicurezza di Coriolis baderanno a Eric. Più che Eric che possa badare a se stesso è che Ron non può essere in due posti contemporaneamente, e neanche io, quindi dovrà adattarsi. Ma io posso essere utile comunque. Sì, ma non sei mai stata su Coriolis e non sei abituata. Beh, ma... Beh, poi che io sappia, tu hai mai fatto... Ti sai difendere? No. Che io sappia. Però ogni tanto ti rende le cose grosse come degli Annas che fanno sorridere. Quando ti di difendersi ti ha proprio riso in faccia. Esatto. Però tira delle cose. Cioè... Quindi, dico, certo che sei capace di badare a te stessa, ma non ci credo assolutamente. Sai sparare? Ranged combat? Sì, dai, tre. Sì, la tre, perché c'è la agility no, a 3. Ah, ok. Sono 3 gradi. Se difenderti, no. Speriamo che non però io sono arrivata su questa nave e sono sopravvissuta e ci sono arrivata. Sì. Sì. E dopo siamo sopravvissuti noi. Stavo dicendo che non è, speriamo che non si debba arrivare a sparare, chiaramente. Giusto. Punto di raccolta. Se le cose vanno a merda, ci troviamo alla nave. La nave. Potrebbero starci aspettando. Andrà tutto bene. Sì. E noi ci aspetteremo che loro ci aspettano. D'accordo. Ci devo l'immunizzazione. Andiamo. Ora, so che molti di noi hanno qualche conto in sospeso in passato, ma
Mi pare di aver capito che nessuno a livello danno. Dobbiamo stare attenti a scendere su qualsiasi pianeta. Ah, sì, non so, no, che cosa abbiate fatto voi, e quindi non mi permetto di. Nave carceraria. Dovrebbe andare. Cioè, no, anzi, non, cioè, non siamo Bin Laden che prende un aereo. Cioè. Non lo dico per scaramanzia, però. Ho motivi per fidarmi di questa persona. A meno che qualcuno gli abbia forzato la mano. Ma poi sarebbe molto stupido fare qualsiasi cosa all'aperto a Coriolis durante le feste. Sto chiedendo ad Al. Ad Al. Ok. Perché abbiamo questo equipaggio? Non mi ricordo. Infatti sentivi dall'interfono. Esatto. Beh, abbiamo un debito da pagare. Tutti assieme. E un'occasione. Perché comunque la nave è la vostra casa. Per potrebbe renderci ricchi. O quantomeno meno poveri. Quanta gente c'è qua? A Coriolis. Dico, data la festa. Cioè, più affollato del solito. Milioni, milioni, milioni. Sì, pieno di gente. Sì. Sarà più facile passare inosservati. Vero. Già, ha detto che è grossa quanto la cazzo di Sardegna. Cioè, possibile che non vediamo neanche l'altra parte della città in 3 giorni cercando di esplorare la città. Anzi, è quasi sempre probabile. Sì. Mi pare ci siano 300-400 livelli. Com'è il, cioè, come si attracca? Allora, come si attracca sull'anello esterno? Mm-hmm. Ma c'è un punto d'attracco unico. C'è un punto d'attracco unico, grande e generale, okay, che è il Neoptra Spaceport. Okay. Quindi il porto spaziale Neoptra. Detto questo, comunque, non è detto che navi più piccole. Sì. Come quella che avete nell'hangar, non possono agganciarsi da altre parti. Tra l'altro abbiamo anche la docking station per attaccarci anche a qualcun altro di un po' più grosso che magari resta lì a fare da... Era per arrivare un po' più vicino al punto del rendezvous, se no girare la Sardegna diventa... No, girare la Sardegna c'è il treno interno a levitazione magnetica, quello giapponese. Quindi sì, lo cosa vogliamo fare interno, vogliamo cercare di attraccare più vicino possibile usando casa tua o siete voi, forse è meglio andare direttamente con la nave. Poi siete voi che siete infastiditi da come ho riarredato lo shuttle. Ma difatti per quello ho detto la nave, perché so che ci vorrebbero ore e ore e ore per rendere la sua nave servibile. Esatto. Allora, diciamo che è un po' modalità camper. Cioè che dietro c'è il tendone della sua roba di dove dorme lui. Però mi perché per necessità apri l'hangar e esci. Quindi è lì col 5. Mi avete appena dato un'idea. Più o meno. Le tue idee di solito sono buone. Potremmo attraccare con entrambe le navi in modo che nessuno sappia che siamo nemmeno arrivati con la stessa nave. Nel caso qualcosa. Questo mi fa pensare che da qualsiasi cosa tu scappi a qualcuno che ti cerca in maniera fervente. Beh, però tutto sommato noi non avremo bisogno di queste precauzioni. No, però non fanno mai male. Beh, diciamo che tutto sommato è una gentilezza che gli faccio volentieri. Noi arriviamo con lo shuttle, loro arrivano con la nave e nessuno ci collega, così abbiamo un vantaggio in più, posto che non penso ci servirà. Quindi poi il rendezvous è lo shuttle o la nave? Il rendezvous sarà alla nave. Ognuno torna con la sua. Torneremo alla nave con cui siamo arrivati. Ah, io non so pilotare. Io non so pilotare. Beh, solo per atterrare a Coriolis ci può pensare Al. Perché bisogna dire che questo gioco ha due filoni di abilità. Esatto. Uno che possono tentare tutti. Generale. E alcune specifiche come pilotare. Se non sai pilotare, non piloti un cazzo. Ma per una cosa semplice, senza fare manovre strane, non può pensarci Al. Sì. Quello sì. Al è un'intelligenza artificiale, quindi può pilotare da sola. Ok, sì, perché tanto noi dobbiamo andare vicini a... La Sard va con lo shuttle e noi attracchiamo con Al. Perfetto. Ok. Abbiamo detto che tu vai con lo shuttle. Ti passo la fiaschetta di emergenza, che tengo nascosta solo per queste evenienze. Io apro, da una parte la stun gun, dall'altra la fondina per la fiaschetta e la metto lì. La Sard. Non vomitarmi nello shuttle. Grazie per l'idea, non ci avevo pensato. Cazzo, si spara la stancana. Icone, aiutatemi. Esatto, nel collo, così sono sicuro.
passerò un paio di giorni, okay, perché questa è la distanza di navigazione fra il portale e il pianeta Kua. Giusto. Questi paio di giorni nessuno vi spara addosso. Arriviamo in tempo per la festa? Sì, sì. Qui. Chi ti ha mandato il messaggio aveva fatto in anticipo? Siete in anticipo. Di un giorno, tipo. Sì, di un giornetto. E vi avvicinate alla stazione Coriolis, che ovviamente non entra nel tergicristallo, sì, tergicristallo, nel vetro della nave. Nel tergicristallo no. Per forza. Dai, di nuovo mi hanno messo sto cazzo di Coriolis sul tergicristallo e mo si allunga tutte le volte. Ogni volta che dire. Quindi invece cerchi di toglierlo. Vabbè, perfetto. Di pubblicità di merda. Trovo una casa a Coriolis. vi avvicinate quindi uno allo spazioporto classico e uno dovete trovare un altro punto di attraccaggio. Beh, domanda, sì. Ma vi sganciate quando? Un po' prima, non tantissimo, ma un po' prima. E un po' quanto prima? Quanto va veloce lo shuttle? Chi ha technology? Io. Fai un tiro di technology, va. Scusa, ma c'è il pilota, io lo saprà quanto è veloce lo shuttle. No, non è per la velocità, è per sapere qual è il raggio. Due successi. Il momento giusto per sapere di sgancio. Qual è il no, no, il raggio dei sensori di Coriolis. Okay. Falla un giorno di distanza. Un giorno di distanza. Okay. Va bene. No, un giorno vomita sicuramente. Potrei anche cagarci dentro in un giorno. Te la lascio io o vuoi che te la confeziono? Terribile. Guarda che mentre tu sei nello shuttle, io sono sulla nave e posso convincere Elia a non darti più da bere. Ah, me lo compro da bere. Ho 1600 bin da spendere per bere. Porca troia. La navetta comunque non ha l'intelligenza artificiale. No, no, certo, la devo pilotare a mano. La devi pilotare a mano, ti tocca. Esatto, è per questo che potrei vomitare. Perché neanche io reggo la mia guida. C'è la stabilizzatori. Vai. Ok. Si può girare armati? Sì. Ok. È come il Texas, praticamente. Esatto. Red Dead Coriolis. Vi mettete quindi in viaggio. Voi sapete dove attraccare con la nave. Certo. Voi dove cavolo attraccate? Che dovete trovare un punto d'attracco. Chiedo a... la prima persona che riesco a contattare. Ci sarà tipo una torre. Possiamo di chiedere a lui... qualcosa. Ma abbiamo anche la library database. Infatti, no, ci sarà una mappa di Coriolis con più o meno segnato dove attraccare. Beh, se vuoi faccio un tiro di culture e vedo dove posso... Dove potrebbe trovarsi l'amico tuo, più o meno. Ma guarda... Beh, no, infiltration lo faccio io per vedere se riusciamo a trovare il punto perfetto, più sicuro dove si può attraccare. Beh, comunque io vi dico dove è il rendezvous. Vi dico che è a Spice Plaza, in un piccolo ramen bar. Due successi. Oddio, era un ramen bar, un posto dove si mangia. La Spicy Plaza, se ricordo bene, è proprio direttamente qua. Quindi dove c'è l'attracco del porto, sì, poco accanto c'è la Spicy Plaza. Allora non serviva una mazza a staccarsi. Vi siete informati ora. Okay. Voi vi potete... Serve comunque ad arrivare separati. Vi potete agganciare dalla parte opposta... Che così sì, uno scappa verso sinistra, okay, che è lo spazio porto, e uno scappa dentro. No, perché questo qui è proprio dalla parte opposta della stazione. Noi possiamo attraccare uno di qua, Perché uno non può attraccare qua e uno di qua? No, perché dobbiamo arrivare qui, dobbiamo fare tutto questo giro. Ah, giro. E poi dobbiamo andare lì. Allora, ma poi va ora, bene qui arrivare allo stesso porto, chi se ne frega, siamo però... in livelli diversi. Questo centimetro e mezzo sono 600 metri, esatto, quindi andare da qua a qua... So chilometri. Ma poi non mi viene da dire, scusa. Sì, beh, andiamo a questa, noi andiamo a questa. Ma l'importante è arrivare separati, non arrivare a 9 milioni di chilometri separati. Se dopo, dopo la fuga a piedi qua, per 9 chilometri, io... io muoio al 700esimo metro. Ma ti lasciamo là se devo scappare? Muore a sera tutto il tempo. Esatto, ti faranno il nuovo quadro di Teo Mondo Scrofalo, lo faranno su di me che devo imparare. Quindi va bene. Ok. Ma io sono sicuro che tu hai delle dati nascoste, molto ben nascoste. Ma... Sì, la fiaschetta e la stanga. Va bene. Oh, mi avete dotato voi di questi armamenti. Io... È vero, hai ragione, è tutta colpa nostra. La stanga è colpa mia. Sì.
attraccate vicino un boccaporto di fortuna, perché in teoria voi vi potete atterrare sulla stazione. Ok. Ma dimmi, io non vi avevo dotato del modulo per agganciarvi. Ok, quindi... Perché questa era la navetta di sbarco per, per sbarcare sui pianeti. Sfondo una paratia. Beh no, dovrebbero avere i bracci che ti attaccano. Ah, sì, sì, sì. La stazione spaziale ce l'ha. Ok, quindi veniamo agganciati in sostanza. Allora, non così diretto. Appunto. Quando vi avvicinate, l'interfono nella nave risuona con un messaggio che viene dall'esterno. Come la chiamiamo la navetta? Eagle 5. Eagle 5, noi abbiamo la Calypso, vero? Sì. Il radiofare attivo, quindi sanno. Chiamiamola Ulisse. Eagle 5. Chiamiamola Ulisse. Sì, Ulisse. Che torna chiamata da Calypso, giustamente. Esatto. Ulisse. Quindi non tornerà mai, ci mette 6.000 anni perché ha fatto fumble in sopravvivenza. Nave Ulisse, qui bocca a porto 167 della stazione di Coriolis. Specificare vostro motivo di avvicinamento al boccaporto. Celebrazione, festeggiamenti, fondazione. Capitano Eric Laslard della nave Ulisse. Chiediamo permesso di attracco. Trasportiamo pellegrini che vogliono partecipare alle celebrazioni. Signori, il traffico di pellegrini è rivolto alla stazione dello Neoptra. Sì, ma abbiamo anche un carico parenti. Sono pellegrini che hanno parenti nei pressi della Piazza delle Spezie. Quindi si tratta di riunire una famiglia. Ok. Perché? Perché stiamo facendo parlare la Sarda? Sì, esatto. È per quello che parlo. Tu devi parlare. Sei con noi, siamo noi tre. Lui non può, Ron, perché non c'è. Lei non può perché non c'è. No, noi siamo no. Sì, siamo io, te e Lazar. Siete voi tre. Io avevo capito che eravamo noi tre e voi due. No, lui non ti avrebbe mai lasciato andare. Cioè, io e Ron, cioè, ci stai facendo andare praticamente i due che provano a uccidere la gente insieme. Ok, noi andiamo a fare le cose diplomatiche. No, aspetta, mentre aspetta. Loro si difenderanno. No, aspetta, aspetta, ma allora non ti avrei lasciato parlare. Però ormai ha parlato. Infatti. No, se allora, sinceramente... Possiamo tornare a recuperare un dietro? Allora, andiamo a Aragorn e Boromir con l'anello. No, aspetta. Io, cioè, nel senso... Cioè, perché vomita nella nave? Aspetta, ma infatti sono stato disattento. E vabbè, quello che gli ho detto non di vomitare nella nave, perché pensavo di non esserci. Ma fa niente. A questo punto io gliel'avresti detto lo stesso. Sì, allora, esatto, io ci sono, però non ho ascoltato questa cosa. Arrivo tardi perché sto tornando con uno straccio e un bocio. Sei rimasto nel carro. Esatto. Sei ancora sulla nave. E arrivo e dico, ma perché sta parlando lei? Io mi metto a cantare una canzoncina dentro la radio. Signore, zigzagare. Nave Ulisse, non abbiamo capito il motivo del messaggio. Perdonatemi. Io mi appoggio, mi appoggio alla paratia. Pensavo attivi l'autocannon. Mi appoggio alla paratia. Non c'è sullo shuttle l'autocannon. No, perdonatemi, sono il capitano Samad, potete parlare con me, avrò a che fare con il mio equipaggio dopo questa burlonata. Capisco, capitano, le richiediamo comunque informazioni per l'attracco al boccaporto. Certo. Qual è dichiarare vostra destinazione e carico? Stiamo portando delle informazioni sensibili a un nostro contratto con cui abbiamo contratto una commissione. Senti dei rumori tipo di carta. Sì. Codice transazione. Signore, non risulta che la nave Ulisse deve attraccare a questo boccaporto. La rimandiamo alla stazione di Neoptra. Neoptra dov'è? È quella dove siamo andati. Perdonatemi, probabilmente il mio pilota, come avrete capito, un burlone, ha fatto confusione. Nessun problema. Io nel frattempo, mentre lui parlava, schiaccio convulsamente un pulsante per interrompere la comunicazione, ma il pulsante delle luci. E quindi continuo a fare accendere di abbagliato. Esatto. Ah, ok, so cosa fare. Anna Optra, faccio lo stesso giochino, ma provo a vedere l'archivio che sta guardando la persona, che sta guardando la carta. Sì. Con i Mystic Power. Ma non l'hai mai vista? Cazzo, non l'ho incontrata. Oddio.
Io sono già, noi siamo già tra. E poi dici, si può far vedere? Si faccia vedere. Chi mi dice che mi sta cercando di intercettare? Un operatore qualunque non può intercettare la nave. No, è vero, non è possibile. Si faccia vedere, voglio vedere con chi parlo. Quindi noi. Lamer. Però scusami, perché la, loro sono autorizzati a, a. Perché sono andati alla stazione giusta. Siamo ah, ma è semplicemente. Quindi là non faranno domande. No, assolutamente. No, andiamo a Neoptra. Di là è per i pellegrini, di qua è per chi c'ha da fare. Andiamo a Neoptra. Pellegrini a voli. Sì, siamo vicini e non ce ne frega un cazzo. Benissimo. Noi non ci conosciamo. No, esatto, siamo semplicemente arrivati separati. Basta. Sì, anche noi abbiamo perso 2 ore. Esatto. Loro sono probabilmente già sbarcati. Noi siamo già in centro. Noi siamo in centro, abbiamo fatto le vasche avanti e indietro, colazione. No, perché potevo provare manipolazione. Colazione in galleria. Non aveva senso. Non aveva senso, cioè è un rischio stupido, quindi. Andiamo a Neoptra. Va benissimo. Ok. Non ti sparano i missili di antimateria perché provi a corrompere qualcuno. No, ma costa. E non c'è beneficio. Quindi sì, quello assolutamente. Sono una persona pratica. Possiamo tranquillamente attraccare. Domanda, quindi ti vai nella stazione Neoptra. Sì. Nello spazioporto. Ma attracchi nella nave o separatamente? No, separatamente. Separatamente. Sì, ma siamo arrivati a schiaffi. Siamo arrivati separati. Io chiedo. Ok, che siamo arrivati separati. Mentre voi state scendendo dalla nave, vedi lo shot. Ciao ragazzi! Ciao, bella! Sarebbe stato bello. Oh, guarda, di là non ci hanno fatto entrare. Quindi vabbè, la roba che avevamo fatto fa niente. Okay. Un talismano. Io? Contro la stupidità. Ho il contatto di comunicatore di Ifran. Tiro un D6. Ok. 4. No. Cazzo. Niente, a posto. Anche probabilmente lo chiami a un vecchio numero, non risponde sì, nessuno. Sì, sì, certo, certo. No, ma non è un po' che non lo senti. Certo. Boh. Allora, ragazzi, andiamo diretti o magari qualcuno va a fare va in una scoperta e vede un attimo che aria tira. Cioè, se ci sono se ci stanno io non penso di nuovo, ma se ci stanno tendendo un agguato, meglio che rimaniamo uniti, meno il comandante. Quindi meno lui? Lui è il capitano. Ma sei serio? Qualcuno lo deve pure essere. Hai già ragione, loro due sono due burloni. Beh, ogni tanto. Non mi dispiace un po' di ogni tanto Samad è parecchio divertente. Anche tu sei stato molto divertente l'altro giorno quando hai pensato di poter arrivare alla pensione conciandoti in questo modo. Mi rido un attimo ripensando alla battuta che hai fatto. Penso che le feste siano in quella direzione. Fantastico, vi saluto. Nel frattempo, noi che siamo arrivati prima, quindi abbiamo potuto fare le cose con calma, dopo esserci rifocillati effettivamente, da qualche parte. Ci sono comunque, ora sì. Parlando dello spazioporto Neoptra, uno pensa a una rigida struttura di metallo, ma non è così. La stazione di Coriolis, appena entri dentro, è verde e lussureggiante. Certo. C'è stato creato un ambiente artificiale al suo interno. Infatti eterno. Mi aspettavo un ambiente tipo un souk con spezie per strada, gente che ti cerca di vendere... Quello è proprio la Spice Plaza. Quello è proprio la... dove stiamo andando. Chi è dove stai andando? Prima probabilmente è una specie di... Cioè, nel senso, non un giardino botanico, però comunque alberi, aiole in mezzo. Sì, 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 è un posto bello, lussureggiante e con già le prime basi per una piccola cittadina. Certo. Il tempio, la stazione di polizia, il vari bar, ristoranti come dove rifocillarsi e via dicendo. E cerchiamo il ristorante che ci ha indicato lui, quel ramen bar dove lui si dovrebbe trovare. Sì. Più che altro per vedere da dove possiamo metterci senza dare nell'occhio, ma per tenere d'occhio il ristorante. Allora, il ristorante si chiamava Al-Akhmash. Al-Akhmash. Classico nome da ramen bar. Colpa mia, scusate. Beh, ramen bar, cioè... Hookah bar. Hookah ramen bar. Siamo un Ramadan bar. Questa è bella. Niente, dopo aver fatto un giro davanti per vedere da fuori come allora, grosso, è un grosso ristorante che ha una struttura circolare al suo interno dove dà accesso a tipo spicchio d'arancia nella parte centrale del ristorante a delle nicchie private. Qui dove uno può cenare
e pranzare per affari in maniera privata. Quindi però ci sono dei punti ciechi che non si possono vedere da fuori. Sì, certo, esatto. Esatto, quindi la struttura è un grande cerchio da davanti. Poi da qua giù riparte. Un grande cerchio da davanti, oh? Sì. Da davanti. Dove da davanti c'è un grande Coriolis, questo è il grande prato di con delle arcate che danno all'ingresso. E qui ci sono i vari tavolini dove possono gli avventori sedersi in tranquillità. Capito. Okay. Da qua dietro è la parte del ristorante. Mm-hmm. Poi c'è una struttura circolare centrale divisa in più nicchie. Ok. Dove, con delle tende che possono isolarsi. Stai segnando uno spremiagrumi da qui. Adesso è un anno però, è diventato un esatto, sbiancato però, sì. Scusate. Sembra Kevin di Final Space. Kevin. Che bello rovinare un ristorante. Quasi 9H. Sembri un nano. Kevin è esatto. Uno dei migliori. Bene. Beh, allora, cosa vedono? Quindi, dato che ci sono dei punti che saranno ciechi, non possiamo permetterci di stare fuori. Beh, ma noi abbiamo visto il video che è arrivato a lui. Era un video, prima di tutto, no? Era un messaggio. Il messaggio era solo scritto. Ah, era solo quindi scritto. Non abbiamo idea della faccia di questa persona. Però, nulla ci vieta di entrare, sederci, vedere quando loro entrano da che parte vanno. Se mm-hmm. vanno dalla parte che non si vede da dove stiamo noi, facciamo una scenata tipo... Ah, questo tavolo fa schifo, voglio essere spostato da un'altra parte, ci spostiamo. Certo. Guarda, c'è proprio l'aria condizionata sopra il collo. Non è una minchiata, ci sarà davvero. Altrimenti, fuori c'è della gente. Sì. Appena fuori dalla porta, così. Sì. Allora, siete in una via rispetto alla piazza principale, una parallela. Ok. Quindi gente ce n'è. Sì, però durante il giubileo, quindi praticamente c'è tanta, c'è tanta gente urca. Anche nelle vie laterali. C'è allora gente, sì, si vendono le bottigliette d'acqua a 12 euro. Esatto. 1600 birre è più o meno un martini. Esatto. Come? Peraltro agitato, neanche giubileo. Mi metto davanti la porta a vendere talismani. Oh. Devo fare che così almeno sono lì e possiamo vedere loro quando arrivano. Beh, in effetti, insomma. Così c'è. E vedi che doveva fare la tesoriera. Già sta trovando un modo per guadagnare soldi, perché niente dei compagni. Già sta trovando un modo per attirare l'attenzione su di sé. Fammi un tiro di manipulation. Congratulation. Io a questo punto mi allontano, perché tutta questa roba di talismani, cinci fragliuzze, così. Sì, praticamente lei dallo zaino tira fuori un tavolino e comincia a vendere. Ma tutto da sotto la veste. Per me queste sono tipo la chiromante di Persona 5. Queste sono tutte fanfaluche come quelle che dice lui dei suoi spettacoli di magia, quindi mi danno fastidio, mi allontano. Mm-hmm. La tengo d'occhio, ma da lontano. Zero successi! Questo è il momento di spingere la prova, sono sicuro che... Devo spingere la prova. Allora mi gioco devo, 12.000 birre, ma no, ritiri, non prego le icone? Sì, prego le icone. E questa è la cosa importante. Per me sì. Sì, in effetti, chi non avrebbe pregato le icone per vendere dei talismani falsi? Quanto l'avrebbe fatto? Sì, 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 no, ma certo. No, per il gambler è tutto a posto. Sì, io credo, ecco, cioè, bisogno di credere. Mi è stato detto che devo portare la voce del vero vero nel mondo. Il vero vero. Il vero vero. Allora, sembra una cosa della Melevisione. Esatto. Allora, avete trovato il vero vero, altrimenti la foresta non sarà più quella di prima. E che me l'hanno raccontato così. Per una puntata della televisione. È una cosa che ha detto Lupo Lucio. Esatto. Due successi. No, tre. No. Urca. No, quello è un uno. Peccato. Tre successi. Vabbè, dai, due successi. Diciamo che qualcosa raccimoli e un centinaio. 200 birre. Ecco, dai. Prenda, signora, questo è per lei. Oh, per grazie! Per la sua gotta. Ma io non ho la gotta. Ce la farà, non si preoccupi. Per curare il suo gonfiore, ma sono incinta. Passerà tra qualche mese. Passerà. Ci creda e passerà. Ecco lei, giovane virgulto. Così in questo modo potrà trovare l'amore della sua vita. Uno scapigliato. Esatto. Però. Grazie, Igor. C'è qualcuno? Si pronuncia Igor. Igor. Noi arriviamo.
Voi arrivate perché ora questo cecchino dura un po'. Cioè lui, io e lui, perché lui l'abbiamo mandato alla festa. Esatto, esatto. Io no, lui abbiamo perso. Tu hai perso le tracce. Io ho detto, messo... lì c'è la festa, lui è andato. Gli avete messo un comunicatore addosso? Esatto. Sì. Di ce livello 4, ce così se scappa su un altro pianeta lo... No, siamo attaccati a... Cioè, ce l'abbiamo salvato dai preferiti. Io ti mando un messaggio. Comunicatore. Come sul comunicatore? Tu non c'hai, che ce l'ho. Neanche io ce l'ho il comunicatore. Solo voi due ce l'avete. Voi due ce l'avete il comunicatore. Non te lo so anche perché. Tutte le volte che arriviamo in un posto popolato dove ci sono dei bar, ci serve il comunicatore per recuperarlo. Perché altrimenti... Sì, sì, non, tu non l'hai mai chiamato, lo usi solo per il rintraccio del tuo telefono. Esatto. Gli hai installato tu all'inizio. Ho modificato l'app per fare Where's My Pilot. Sì, esatto. Find My Pilot. Lui si risveglia sempre. Lui entra in un bar e si sveglia di nuovo sull'astronave. Esatto. Ok, che cazzo, sembra un horror. Gliel'abbiamo hackerata. Sì, sì, sicuramente. Io gli ho preso il comunicatore mentre dormiva. Lui l'ha fatto la piaggia, poi l'ha guardato. Questa sfiducia, perché? Divagante proprio. Allora, niente. Io entro di fianco a lui. Sono un passo dietro di lui. Proprio come farebbe la. Non la peggior guardia del corpo, ma proprio quella che si vede. Cioè non è che è anche la guardia del corpo di come si dice che fa da deterrente. Esatto. Cioè, ok. Io avrei preferito entrare da solo, ma non ci penso neanche di chiederti di fare il contrario, quindi non te l'ho neanche chiesto. Entriamo e mi dirigo nella nicchia, nella piccola alcova dove di solito svolgevo i miei affari con lui, che decidi tu incidentalmente se è orientata bene o male rispetto a lui. Bravo, stavo per fare esattamente la stessa cosa. 3, quindi è anche orientata verso una delle porte d'ingresso. Ah, bene. Quindi potrei riuscire a tenerli d'occhio. Sì, sì, sì. Ovviamente io quando passo è lì che vede talismani, la guardo storto per un attimo, però poi vado avanti. Allora, comunque tu vai a chiedere alla locandiera, un cameriere che sta servendo i tavoli, se è possibile sedersi nella nicchia. Certo, dovrebbe... sono un cliente abituale qui, frequentavo spesso il posto. Sono particolarmente affezionato, se per caso fosse libero, a quel tavolo in particolare. Quello è il tavolo del signor Yedrisi. Non è ancora arrivato oggi. È esattamente lui che sto aspettando. Sì. Vediamo se arriverà oggi. Beh, fate ancora quel buonissimo infuso di tè, Melissa? Sì, signore. Con una punta di miele. Certo, glielo porto qui in un tavolino all'esterno, però. Io sono andato e mi sono messo di fianco al tavolo di Yedrisi. In piedi, seduto così. In piedi, seduto così. In piedi, seduto, sì, scusa, in piedi. Sono in piedi, sono seduto. Oh, sono misterioso. La sedia a muro. No, no. In realtà lui è in piedi, ma è 1,60 m e ha delle gambe finte che non lo so. No, sono in piedi di fianco al tavolo, guardando verso l'ingresso, come stessi facendo da guardia al tavolo. Come se. Certo. Non ti dico niente perché sei accanto a un tavolo. Certo. Non te l'ha ancora indicato, quindi... Vedi, lui ha indicato, certo, voglio quel tavolo, e il tizio gli ha detto quello è il tavolo di Yedrisi. Sì, sì. Mi dice al tavolo esterno perché non è possibile sedersi lì? E quello sarebbe il tavolo privato del signore Trisi, non ha lasciato indicazioni che sarebbe arrivato. Siamo suoi ospiti. Beh, facciamo in questo modo. Io che sono suo gradito ospite mi siederò lì. Se quando arriverà il signor Endrisi avrà da ridire, avrà tutte le mie scuse e offrirò tutta la consumazione del signor Endrisi. Vedi che oggi. Mentre finisci questo discorso non è proprio convintissimo. Beh, ciao pasti ormai. Non è lui. Arriva lei da dietro. Se ritiene di non volersi fidare di me, mi siederò all'esterno. La ringrazio, signore. Non è per mancare di rispetto a lei, ma purtroppo il signor Trisi ci tiene alla sua privacy, non vuole che nessuno entri nella sua nicchia. Io inizio a controllare il tavolino.
tipo guardo sotto. Signore, mi scusi, per favore, potrebbe allontanarsi. Tu fai comunque una prova di observation. Beh, d'accordo, non volevo scoprirmi. Nei generali. Non volevo scoprirmi in questo modo, ma penso che a questo punto lei lo potrò dire. Sono suo figlio. Un successo. Allora, trovi sotto, il tavolo è abbastanza pulito, non c'è microspie o armi attaccate sotto. No, sembra un normale tavolo del ristorante. Allora, ignorando il tizio, quando ho finito mi alzo e vado verso lui per vedere cosa fa. Ma eri già in piedi? No, mi sono, senso, sì, certo, mi sono chinato per guardare sotto il tavolo, stai attento. Ma sì, dai, esco. Esco. Sì, allora, sì. Io mi ero messo vicino alla porta dove lei stava, o almeno vicino a una porta, e ho ordinato da mangiare e un narghile. Ok. Così posso stare lì quanto voglio senza che nessuno mi venga a scassare. Certo. Poi e per... dato che non bevo perché sono astemio, mi intrattengo in un altro modo. Devo bilanciare la mia quota la beve già lui. Mentre lui si fa di fianco a me e stiamo uscendo, io sussurro, sto cercando di utilizzare manipulation, sussurro a lui in modo da farmi a bassa voce, ma abbastanza ad alta voce affinché la cameriera mi senta, sussurro a lui: non vorrei essere in peraltro uso il suo nome, non vorrei essere in questa in lei quando Ifran arriverà, quando saprà come ha trattato dei compratori sarà incazzato come una bestia. Beh, probabilmente quella povera ragazza non sa quanto tenga Yedrizia a questo incontro. Beh, la sua scortesia verrà, la pagherà probabilmente col posto di lavoro, ma non è di certo un nostro problema. Non possiamo essere, sono anche vestito molto bene, non possiamo essere responsabili di tutte le azioni di tutti gli altri. Esatto. Me la passi una prova di manipulation? Ma tira. Ok, allora 1, 2, 3. Esiste l'aiutare, perché io in teoria lo sto aiutando. Giusto? Sì, è un dado in più. Ogni azione si può aiutare in maniera logica. Certo. Certo. Fino a un massimo di 3 persone che possono aiutare la stessa azione di un personaggio. 6, un 6. Un 6. Un 9. 9 dadi. Su 9 dadi, sono fortunato. Non sono gli 8, ciao Daniele. Ciao Daniele. E vedi che dopo 5 minuti la signora torna con 2 tè e un narghilè. Tu non avevi chiesto, però d'accordo. Questo lo offre la casa. D'accordo, grazie. Con un veloce colpo d'occhio vedi che sotto il narghilè c'è un bigliettino. Ah, lo sollevi? Sì, lo leggo molto brevemente. Mi scusi signore, il signor Yedrizi non viene in questo locale da almeno 3 giorni. Può trovarmi sul retro. Meno male che ha aggiunto l'ultima cosa, perché quell'informazione non sarebbe servita a niente se viene qua una volta a settimana. In effetti, se è vero, ma giusto. Sul retro... Un momento, ho intenzione di comprare uno di un quei talismano. Talismani. Esatto, vado, pensavo la stessa cosa. Mi sono i talismani. Buongiorno. Buongiorno. Un talismano per lei che è così ombroso deve... Cosa suggerite? Trovare la luce. Un talismano... Una torcia. Esatto. Un antico torce. Talismano terrestre. Un talismano che porta luce sulla sua via. Qualcosa per la protezione? Ah, sì. Per la protezione sul retro? Esatto. Assolutamente, protezione. Protezione magari da attacchi alle spalle o da persone che tramano in luoghi nascosti. Sì, ho qualcosa appunto per questo. Capisce cazzo. No, sta scherzando, sarebbe stato bello però. Con quella faccia, magari, però. Mi sembra sensualità al corpo. Assolutamente, è quello che fa per lei. Vado a prenderlo. E scopriremo che Ilona soffre di prosopognosia, quindi non lo riconosce. E ore. È venuto bene. Buttate nel cesso. Ti prendo qualcosa, ti do
Quanto mi chiedi? 100 beer. Ti do 100 beer. Chiederne di più. Mi sembrava tanto, l'ultima volta ne ho presi 200 per quelli che... E no, c'ho... Molte grazie. E se posso provare a capire se qualcuno che mi sta guardando, osservando, oppure sto abbastanza facendo con un shalanzo. Observation. Uno. Io lo sto tenendo d'occhio, perché sono lì di fianco dove stava. A parte... Gli ok. Allora, a bassa voce, passando in modo che mi possano sentire loro due, tutti e due, perché non ho capito, non so se lei ha capito effettivamente, l'appuntamento si è spostato sul retro. E non con chi dovevamo parlare. E torno da lui e gli do un talismano. E io sottovoce dico, lo sapevo che andava male. Molto bello, molte grazie. Il nostro tè è finito e io non fumo. Io sì, però puoi vederti questo narghile e poi ci andiamo a sgranchire le gambe? No, le mie sigarette. Possiamo andare magari a trovare un posto tranquillo sul retro. Sono i narghile elettronici, quindi volendo anche quelle essenze. Preferisco fumarmi una sigaretta magari sul retro, c'è troppa gente qui. Ah, d'accordo, perfetto, sì, in effetti la folla è fastidiosa. E andiamo. Mi alzo anch'io. Facendo finta di nulla, lascio... Quanto dovrò pagare? 10 birre. Cacchio, quanti giorni fa io ho guardato... Aspetta, quanti giorni fa io ho guardato tramite i suoi occhi? Più di 3. 4 giorni circa. 4 giorni. Si vede la scena del flashback. Io che smetto di guardare 2 secondi dopo... esatto. Via. È molto probabile che sia andata così. Ottimo tempismo. Beh, lascio i soldi sul tavolino. Nonchalance, passo, faccio un cenno alla venditrice di talismani, faccio 2 passi, io, poi cioè... mi aspetto, mi giro ad aspettarla perché... Io do gli ultimi consigli. Consigli per gli acquisti. Per la prostata gonfia. Un talismano a lei. Chiudo, scusatemi, devo assentarmi, ci potremo vedere la prossima settimana. Ma certo, signorina, grazie. Grazie, credete nella via. Questa fermo qua, la prossima settimana che porta bene. Il feng shui della piazza. Qui, esatto, qui proprio preciso. Credete in voi, trovate la via. Siate sicuri e avete sempre gratitudine nel cielo. Ti ringraziano, ti dicono buona festa della fondazione anche a te. Sti cazzi. E io raccattisco le cose. E seguo lui. Sì, sì. Quindi tutti sul retro. Tutti sul retro. Beh, con... Beh, immagino che loro, visto che lei era fuori, facciano il giro della parte, mentre noi stiamo andando sul retro da dentro. Ah, chi è che va sul retro da dentro? Voi due? Noi due. Voi sul retro vedete solo che c'è una piccola porticina di servizio qua, accanto a quello che all'esterno sembrano 2 sbocchi per i fumi dei camini, delle cotture. Ovviamente camini di metallo, per certo. Di metallo. Voi due che vi avvicinate, vi viene incontro la cameriera. E fa, mi scusi signore, non volevo essere scortese, mi spiace prima. No, non si preoccupi, ma a questo punto sono preoccupato. Avevamo appuntamento io e il mio amico Ifran. Sì, ma il suo amico, il signor Sidri, non si fa vedere davvero da più di 3 giorni a qua. E di solito è un abituale? Sì, a meno che non parta per lunghi viaggi, ma me ne ha sempre parlato. Solito quando fa il salto me lo dice. Ma inoltre... ha notato qualcosa di inusuale nel suo comportamento o l'ultima volta che l'ha visto? Qualcosa di particolare che ha catturato la sua attenzione? Intanto cerco anche di capire se me la sta vendendo, cioè nel senso se mi sembra sincera. E... Se riesce, la dovevo pompare. 2 successi. Ti sembra molto sincera quello che dice e anche alquanto attimidita da 0 accanto. Certo, va bene, bene, è una cosa buona. Quindi niente, mi faccio amichevole, cerco di aiutarla a ricordare, dico, magari qualche particolare strano, la persona, qualche persona con cui ha parlato, qualche suo modo di fare, magari sembrava agitato. No, non ricordo che fosse agitato.
Forse nervoso. Che altri luoghi frequenta oltre questo che voi sappiate? Che io sappia la sua casa sua, vicino al, nel Promenade, ma qui vicino alla piazza. E boh, forse ogni tanto va ovviamente alla piazza per fare qualche commercio, ma non si sposta molte volte da qua. Qualche partner d'affari? No, lavora da solo. Io 150 birre. Io dico innanzitutto grazie per averci dato questa informazione. Imran potrebbe anche Ifran potrebbe per quel che ne sappiamo anche essere in pericolo, magari ci metteremo sulle sue tracce. Le do 50 birre e gli dico questo per la sua discrezione in merito. D'altra parte se ci sono. Non posso. Come glieli dai i birre? Eh? Perché i birre sono fisici. Fisici? Ah no, grazie signore, non è necessario. Beh, è una mancia per il servizio. Siamo semplicemente molto felici del modo in cui ci ha servito al tavolo. Oh certo, le porto il conto del suo tavolo allora. Per farti capire, i soldi materiali sì. Sono abbastanza loschi o usati in posti remoti. Però ovviamente i soldi non fisici sono tracciabili. Sì, sono tutti come carta di credito. Beh, io credo okay, che... Ok, le dico... Beh, però sono carta fondo, di credito personale. Certo. Samad, credo che alla fine di questa storia, e voglio provare perché non sono tracciabile, perché di questa storia ce ne possiamo dimenticare tutti. VIP. Vai. Cerco di fargli dimenticare tipo perché sta parlando con noi. Certo. Signore, ma... No, giusto, devi fare. Sì, sì. Devi testare fare tutte. La empathy più. Mystic Power! Un cazzo! E dagli sto dal punto! Rifallo! No. Ricordati che hai anche un più 2 quando vuoi a qualche cosa. No, ho un 2 ranged combat. Tu preghi per qualcosa. Non mi ricordavo che aveva già scelto. Beh, allora sia cortese al conto. Aggiunga 50 birre di mancia per lei. Certo signore, questo posso tranquillamente fare. E sarebbe comunque meglio che dimenticasse questa conversazione e prova a intimidirla. Così che manipulation. Non sono bravo a manipolare, anzi. Tira lui. A meno che non sia delle articolazioni. Ma anche perché in realtà io l'ho detto col tono normale. Io ci voglio dargli l'inflessione minacciosa. Vabbè, però non sono capace. Infatti. Perfetto. No, certo signore, non è successo niente. Metto la mano alla carabina. Vi farei provare i biscotti della casa e poi molto volentieri vi porto il conto, signore. Assolutamente. Una cosa importante, appunto, qualora arrivasse qualche tipo realmente rosco a fare domande su Ifran, per la sua tutela, non ci siamo mai visti. Questo non ci siamo mai visti. Eventualmente, no, non glielo do. Eventualmente qualora ripassassi di qua me lo faccia sapere, potrebbero aiutarci. Qua è una cosa che potrebbe aiutarci a aiutare il vostro cliente abituale. E torno al tavolo e mi mangio i biscottini e pago tutto. Mentre ti mangi i biscottini e dirlo, ma non credi sia il caso di sapere cosa è successo sotto uno dei biscotti. Sì, trovi un altro pezzettino di carta. Cazzo di carta è come la plastica sulla terra. E fu così che scoprimo che in realtà il loro side business erano i biscotti della fortuna cinesi. Era un ramen Luca Bar. Esatto. Nel retro troverai la verità. Ma verità dentro te stesso. Cosa dice? 14, sezione A, livello 138. Ah, ok, la casa di Ibra. Io... Imran è un altro, lo abbiamo stuprato mentalmente abbastanza in un'altra campagna, quindi allora era Ikram. Era Ikram. Ikram? Vabbè, Imran. Bello, ti ricordi i tuoi PG, complimenti. PNG. I tuoi PNG. Sì, è la casa di Ifran, presuppone. Ok, io ti do una trappola. Ti do una trappola. Una trappola. Io però ti do una trappola. 2, 3. Vizi. Ma domanda, noi da fuori dalla porta, dato che loro parlavano appena entro dalla porta, abbiamo sentito qualcosa o stiamo lì ad aspettare? Fate una prova di observation perché
ci metto dentro anche ascoltare. Io ti do un bel point e ho fatto il mio bel successo per sentire e vedere quello che sta sentendo vedendo Ibram in questo momento. Ibram, sei successo. Sette dadi. No, io zero invece. Quindi Claudio ha c'è una cimice sotto Claudio tavolo. Ha sentito anche me che cantavo dall'altra parte dello spazio. Io ho sentito quanti battiti hanno fatto i loro cuori mentre parlavano. Tu ti sei spostato in punti ciechi e hai seguito tutto il discorso. E allora torno sul davanti. Oltre a questo, hai il vago sospetto che qualcuno vi stia osservando. E su quello avevo pochissimi dubbi. Infatti torno davanti e vado dalla stessa ragazza che ha servito loro, la prendo da parte e le dico, consegna questo fogliettino a quell'uomo laggiù. Tanto altri biscotti! Ormai. E ci scrivo, ci stanno guardando, noi ci allontaniamo. E allora io rimango. Allora, quello che succede è che appunto io ti prendo per mano e tornando dietro nei vicoli cerchiamo di svicolare un po' verso... Più che altro hai notato bene che vi stanno guardando da quando vi siete interessati allo spicchio privato di Ifra. Chiaro. Che in realtà mi stanno guardando. Sì. Perché loro non mi stanno cagando. Perfetto. Quando ti allontani vedi che quelli che ti sembra stiano tenendo d'occhio hanno lo sguardo sempre rivolto verso lo spicchio e il tavolino. Logico. Beh, allora, invece che andarmene, mi fermo insieme a lei un po' più in là, quindi non proprio così evidentemente davanti al locale, però abbastanza vicino da vedere quando loro escono, se questi si muovono per seguirli. Ok. Allora, quello che faccio è appunto leggere il biglietto mentre sto sorseggiando. Cosa diceva il biglietto? Allora, ci stanno osservando. Uno è l'indirizzo. Me lo fai vedere? No, sì, quello di Ron. Io in realtà, per evitare di passarti il biglietto in maniera esplicita, dico brutta. Come si diceva? Ti guasta proprio la digestione. Una presenza insistente. Insistente e indiscreta. Capisco cosa vuol dire conoscendolo. Faccio sì, la digestione, vado un attimo in bagno e vado in un angolo e voglio sparire nell'ombra. Vanisce completamente. Batman. Faccio un'infiltration. Intanto io se vuoi sparire nell'ombra. Intanto tu hai un dark point in più. Andando verso il bagno sparisco nell'ombra per poi uscire e andare a vedere in giro chi ci sta ascoltando. Quindi c'è certo allora, fai observation e infiltration. Prima infiltration per sparire, poi li voglio cercare da nascosto. Va bene. Ho due successi. Minchia, vai. E poi faccio un giro. Vediamo se ti vedono loro. Le icone ti davano una qualità speciale? Beh, io non vedo se... Sì, qual era quella del gambler? Un critico automatico. Non sì. Vedo che c'è qualcuno che sta guardando fisso verso di lui, facendo il giro. Stai facendo infiltration per nasconderti e per passare inosservato? E l'ho fatto. No, perché ti stai concentrando a nasconderti. Nel frattempo, ora passato il tiro, devi fare observation. Due successi. Bomba. Tu vedi che c'è una persona su un... Cioè non è che sto cercando proprio di essere... Totalmente nella sullo folla. Sfondo. Sì, sì, sì. Con una scianasi in mezzo alle persone. Vedi, a un certo punto che c'è una persona sulla ventina, trentina d'anni con quello che ti colpisce subito e che è ha... un sasso. No. Ha un occhio... È uno dei suoi feromoni. ...cibernetico che incrocia il tuo sguardo... E poi subito tira il mantello e gira nella parte cieca di questo balcone. Ok, c'è solo lui? Sì, vedi solo questa persona. Ma io faccio due passi svelti, parkour e salgo sul balcone. Agility? Dexterity? Sì, dexterity. Sì, agi.
Che se ci avevi punti. Dexterity su agility, sì. È il mio lavoro. Non buttiamoli via quei dati in più. È il mio lavoro. E come ti chiami più 2 quando vuoi, No, è un più 2 su un'abilità. Quando prego devo scegliere su cosa voglio il più 2. Perché sto pregando, dammi una mira migliore. Buona, fammi essere figo questo gioco su questo. E tra l'altro userò anche... Prima tiro, poi ti dico. Un successo per salire sopra il balcone. E uso il mio potere dell'icona. Quindi prendi un... Punto, perché il tizio che si è girato per entrare dentro, qualcuno gli ha chiuso la porta del balcone. Ok. Te vuoi... Io salgo sul balcone. Ma preferivi dalla parte davanti, dove ha girato l'angolo lui, o preferisci prenderlo da dietro? Il mio scopo è probabilmente... roba, per favore. Sotto o sopra? Sotto. Siamo arrivati a 10. Molto bene. Probabilmente prenderlo da dietro, di sorpresa. Spieghiamo anche cos'è questo affare che abbiamo in mezzo al tavolo, perché l'abbiamo usato finora, ma... E pensavo fosse introdotto all'inizio della trasmissione. Potevi dirlo. Quando l'abbiamo usato? È l'abaco del metallo, sì, perché stiamo tenendo conto di quanti metalli, diciamo. Siamo arrivati a 630. Io ora 700. Voglio prenderlo da dietro. Da dietro di sorpresa e come cioè e prenderlo così di sorpresa come se avessi fatto il calato quindi il concetto è coglierlo con le braghe calate esatto perché il mio scopo è puntargli la carabina sulla schiena e dirgli adesso tu vieni con me. Puntargli la carabina sulla schiena. Appoggiargli la carabina sulla schiena. È una carabina o sei contento di vedermi? Esatto. Adesso vieni. No, è una carabina. Ma bene. Immagino lui abbia perso un po' di tempo trovandosi la finestra chiusa in faccia e quindi... Beh, ha preso una finestrata in bocca, quindi penso di... No, mi immagino proprio una cosa tipo, sai, quando tu sei fuori magari a fumare, il fumatore degli amici, e qui ti chiudono la finestra non sapendo che da fuori non puoi più aprirla, no? Facciamo un tiro contrapposto di infiltration. Infiltration. Tu fai infiltration, io faccio observation, ma ho un meno 2. Sta sul cazzo sto sistema! Ecco, come è successo? Per questo mi sta sul cazzo. Beh, io ne ho fatti 6 su 7. Basta saper usare i dati. Un successo. Pari? No, aveva meno 2. Ah, hai tolto i dati. Giusto. E avevi tu il meno 2. Perché eri troppo vicino per infiltrarti. E per fare l'attacco furtiro. No, vabbè, ho aggiunto più 2 dadi. Preferisci. Se vuoi ritiriamo. Ma sì, perché tanto le decide il senza fato. Tu ne tieni 2 in meno. 4 uguale, quindi siamo pari come prima. Pari come prima. Sono entrambi uguali. Attacco furtivo. Io non voglio attaccarlo. Io voglio appoggiargli la pistola sulla schiena e dirgli adesso tu vieni con me. Senza che lui reagisca. Ti ricordo che lui certo, ti ha visto. Ma anche lui non mi ha visto adesso. No, questo è perché tu riesca a fare l'attacco furtivo. Quindi arrivagli alle spalle. E allora lui ha tirato. Per vedere se ti vedeva. Quindi non ti ho perché visto. Perché abbiamo fatto la cosa contrapposta? Perché tu vuol dire che nell'avvicinarti hai fatto un qualche rumore. Ah, ok, ma se si gira e mi vede, c'ha la pistola puntata in faccia. E quindi dobbiamo fare l'iniziativa. Sì. Ah, ok. Perché se no, il primo turno era il tuo. Ok, se ok. Successo. Qui devo tirare un dado da 6. È un semplice dado da 6, ma io faccio aggiungere l'agilità perché sti cazzi, se uno è. Destrezza? No, o agilità. Destrezza o agilità? Tu dici wits? Secondo me è a scelta. Non c'ha senso. Come no? Secondo me è a scelta. Perché... Agilità è se devi fare qualche cosa di fisica. Allora, scusate. Anche non essere secondo una cosa me un'estrazione di pistola uno contro l'altro può essere agilità. Mentre invece essere colto di sorpresa. Esatto, c'è l'imboscata e lo capisco. No, no, secondo me magari puoi scegliere. Beh, a seconda di come tra come in Star Wars che era sangue freddo house rule questa cioè il mio scopo è puntargli l'arma in modo da tenerlo sotto minaccia, penso sia una cosa di rapidità per me, poi lui magari può essere svelto di intelligenza e non farsi sgamare. Comunque vabbè, ok, più dexterity o agility? Tu vuoi fare una cosa agility. Agilità quindi agility, no, agility. Eh beh, destrezza è uguale destrezza. No caratteristica 8 caratteristica scusami agility 8 minchia. Io ho fatto 4, quindi agisci prima tu. Oddio. Quindi click. No, vabbè, se agisco prima io e mi ha notato, cioè non sono riuscito a fare. Sì, hai fatto un piccolo. Hai fatto rumore quando ti sei appeso per fare parkour. Ah, allora gli. Spezzo l'osso. Cosa c'è sul balcone? È un semplice balcone di una stanza, quindi c'è una sedia. C'è un tavolino. Un piccolo tavolino. Un narghilè. Sì.
Ok, allora gli lancio un narghile in testa. Oh! Proprio così, fai... Va bene. Per stordirlo, in caso tirarlo giù. Allora, quante probabilità ci sono che questo balcone sia sopra dove stiamo io e... È carino, hai tante. Probabilità perché voi siete andati dietro. Noi eravamo più lui o meno sul lato. Lui lo stava osservando dalla parte frontale per osservare bene la nicchia. E poi mi avete visto abbastanza. Guarda, ho segnato dove eravamo. Sì, sì, io infatti dicevo. Quindi. La zona è qua giù, a una decina di metri dall'edificio. Sono più belli. Aspetta che ti do. Puoi tirare un observation per vedere se vedi questa azione sua di chi si arrampica sul balcone. Nel frattempo rispondo a te che hai fatto il tuo tiro per vedere se riuscivi a... Oltre ad avere una visione distorta, okay, e sentire tanto freddo, ok, sì, dai, vedi che davanti a te c'è la tua mano insanguinata con, ora te lo disegno. Comunque ha fatto due successi per accorgermi. Sì, 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 abbiamo un altro pezzettino di carta. Scrivilo dietro, te lo scrivo qua dietro alla mia scheda, così me lo ricordo. Non so dove siano finiti gli utilissimi post-it che avevo apposta. Ovviamente io apposta. Post-it. Non li porto, tanto ce li ha Claudio. Ma infatti c'erano. Una volta. Che ha disegnato un una serie di numeri. Tipo scrivendoli col sangue davanti sulla parete, no? No, sul pavimento, davanti a sé, usando il suo sangue. Che vedi ci sono delle varie strisciate, diciamo, di sangue. Ne aveva. No, vedi, cioè diciamo che senti freddo, la fitta che senti è sul fianco destro, okay, all'altezza della colonna vertebrale. Quindi, torpore e madonna. Capisci quindi che è stato ferito, ma perché soffrisse. Certo. Ma che morisse sicuramente dissanguato. Quindi è stato un colpo, beh, mirato. Quindi è un po' di fortuna. Sta quasi morendo. Perché ho fatto il mio solito potere. Ti tiro lo spacco in faccia? Sì, intanto se vuoi. Grazie. E vedi questo. Ti tiro lo spacco in faccia intanto? Nel frattempo senti... Ah! Ah! Padrone! E ti si finisce. Già sì. Sprego le icone. Sprego le icone. Sprego le icone. Spremo project come se piovesse. Spremo le icone. Creative Commons. Oh, allora. Usa Fontoso. Non mi piace sto sistema, vedi perché? E vabbè. Due successi soli. Su 8 dadi, cazzo, è lui la cosa su cui ho messo quanto più potevo mettere di tutta la scheda. Sì, ma tirare. Allora, il gioco è calibrato perché si tiri due volte. Praticamente sì, sì, cioè ti cercano sempre perché, ma perché un sacco di punti, perché se no non attivi il motore per il master, non posso far fare un cazzo. Comunque due successi per lanciargli in faccia l'oggetto, un narghile per stordirlo. Ok, per stordirlo chiaro, due successi l'ha colpito anche un po' male, però il mio scopo principale è stordirlo. Stavo cercando una specie di narghile, infatti per vedere se c'era nell'equipaggiamento da qualche parte, ma non credo che ci sia tra le armi con i danni che no fai. Ma vedo se c'è, che ne so, coltello, accetta, il qualcosa, sasso, bastone, qualcosa di stupido, fottutamente stupido. Mi devo mettere i post-it con le pagine. Carica esplosiva, no. Beh, una granata a concussione. Minchia, che cazzo di narghile hai tirato. Okay, un narghile spaccato in testa, secondo me un po' distordisce. Sì, beh, come una bottigliata. Beh, non è una bottigliata, è una grossa bottiglia. È più quella dell'amaro del capo da 5 litri. Spacco narghile, ammazzo relè. È la versione cthuliana. Ricordiamo Nicolas Cage, protagonista del colore venuto dallo spazio. Sì, grande espressione. Io spero che sia un film interamente in bianco e nero. Vabbè. Anzi, che diventa in bianco e nero mano a mano che vai avanti. Sarebbe la cosa migliore, ma potrebbe essere un adattamento del cazzo. Sicuramente lo sei. Prendiamo le cose base. Come funziona? Che tu hai una soglia di danno fissa dell'arma. Quindi ora scelgo che questa faccia un danno. Oltre a questo, di solito hanno un bonus al tiro. Questa non ne ha perché non è progettata per essere arma.
direi che fa danno stan, perché lo volevi stordire, se faceva un critico. In questo caso il critico per attivarlo sarebbe due successi dopo il primo. No, ne ho fatti due. Quindi ne hai fatto due, quindi te ne sarebbero serviti tre successi. Detto questo, ti faccio segnare un danno, però fisico in questo caso. Ok. Ok. Nel suo turno, lui tira fuori un pugnale da sotto la veste e fa per attaccarti. Fossi in te non lo farei. Gli fotte una sega e fa per attaccarti. Gli fotte una sega. Io sono tranquillo, fossi in te non lo farei. Io posso schivare con dexterity, immagino. Allora. Sì. Ecco, i PG hanno tre azioni per turno. La bustia. Tre action point per turno. Ok, quello se che ho fatto, guardi... quanto mi costava? Allora, un attacco così è una normal action. Attaccare in ravvicinato. Quindi... due azioni, due punti azione. Ok, quindi me ne è rimasto uno. Te ne rimane uno. Infatti le reazioni le puoi fare solo se hai punti che ti avanzano okay. Dalla tua azione. E schivare? Le reazioni che costano uno sono cumulative, sono difendere nel combattimento in mischia. Perfetto. Che credo quindi sia è questo. Nel tuo caso. Yes. Beh, dipende, cosa usa? È un coltello. No, cosa usa a difendersi in combattimento in mischia? No, perché se a questo punto non ho capito come cosa serve dexterity se non serve neanche a quello. Serve solo per saltare sui muri. Hai letto l'abilità? Perché no, però destrezza immaginavo che servisse principalmente per schivare e per essere agile. Per girare a destra destrezza. Ah, quindi so girare a destra. Ah, destrezza. Sei ambigiro. Sono ambigiro, perfetto, va bene così allora. Che culo! Che adesso io faccio una piccola nota anche per riempire l'esplorazione. È l'unico reale tallone d'Achille che io vedo davvero forte nei sistemi Mofidius. Cioè io adoro Test from the Loop, adoro Coriolis, adoro Mutantier Zero. Però, tanto come anche nei Power by the Apocalypse, il fatto che la descrizione dell'abilità definisca l'ambito in cui tu fai la prova e che sia sempre rigidamente collegata a una caratteristica ingessa il gioco al di fuori della possibilità narrativa. Allora, perché sì, se tutte le volte che devi schivare si fa un devi melee combat contrapposto, esatto, quindi melee combat è melee combat più strength, ma un ladro acrobata Robin, perché deve fare un melee combat più strength? No, per combattere? Per me ci può mettere agility, cioè esatto. Per schivare. Cioè, d'altra parte, il mio commento è proprio in riferimento a questi sistemi: sarebbe molto facile. Se è pari a melee combat, sì, puoi scegliere dexterity. Esatto. Cioè, diciamo che secondo me questi problemi potrebbero anche non essere fatti perché se loro disambiguassero direttamente le skill, è solo melee combat e riduci il danno. Non è che lo schivi, addirittura riduci il danno di 2 da 6 più qualcosa. È qua. Sì, vedi, ho fatto bene. Scrivi assunto. Non è qua, qua. Difesa. Se si hanno punti da parte, si possono spendere per difendersi. Si fa un melee combat contrapposto, meno 2 se non si hanno armi. Per ogni successo del difensore si può diminuire il danno, fare il contrattacco o disarmare. Ok. Se si manda il pool a 0, il pool dell'avversario, manca il bersaglio se usi diminuire il danno. Ok, quindi è quello per schivare. Sì. E in caso se ho più punti... oltre al mandarla a zero posso invece che schivare magari fare il contrattacco o fare più iniziativa dopo. Sì. Ok, perfetto. Me l'avevo perso, eccolo qua. Ah giusto, non c'è un cazzo, non devo lui. Talismano? Dammi un talismano. Sì. Grazie. Sono altri 100 birre però. Grazie del talismano. Hai pagato i 100 birre? No. No, non può funzionare allora. Esatto. Devono essere attivati. Nemmeno io ti colpisco però. Meno male. Vedi, ma infatti dovevo prima tirare io, se giusto. Ti mancavo. Ah, giusto, sì. Schivo. Quindi lui non riesce a colpirti. Gli prendo il braccio. No, questo è tutto quello dopo. Contrattacco. Lui ha fatto. Deve fare un tiro per fare contrattacco. No, non sta a me. Ora sì, vai, dimmi la tua azione. Gli prendo il braccio. Sì. Scusate, io che intanto avevo notato questa cosa, mi avvicinerei a quello che sta succedendo. Perdonami, hai ragione. Ti avvicini anche tu e vedi che loro due stanno combattendo sul balcone.
Dammi una mano, fai scaletta. Talismano. No. Talismano scaletta. Cazzo, fornita. Appiccica un talismano sulla parete e si forma una scala. No. Cazzo, figo. Vabbè, ti do una mano. E mi faccio dare una mano per salire più velocemente. Ok. Quindi ti aiuta e fai una prova di dexterity. Scusa. Che è su agility più uno. Due successi. Vedi, basta saperli usare i dadi. Sto rosicando tantissimo. Bon, quindi uno e, davanti, uno dietro. Ovviamente salgo con la katana. Certo. Pronta ad affettare. Che sarebbe la dura sword, ma lui c'ha. Io gli prendo il braccio con cui ha dato la coltellata, lo afferro per la testa e cerco di sbattergli la testa contro il cornicione del balcone. Buongiorno. Io bevo il tè. Force. Mi sei buono. Io sto bevendo da ore. Force. Ti stai preparando un milicombat. Un talismano di guarigione. Era l'attacco. Ah, ok. Qua c'è proprio la lotta. Per liberarsi dalla lotta deve sconfiggere un tiro contrapposto in milicombat. Per l'avversario conta come azione normale. Per te come azione free. Finché tu avversario. Quindi sì, milicombat. Sì, ma scusa, ma allora strength non mi sembra un cazzo. No, milicombat più strength. Sì, ma force. Forse serve solo per spaccare i muri, quindi, e le porte. Beh, sì. Non puoi usarlo neanche per le prese, là poi me lo toglierò e lo metterò in milicombat. Forse per forzare. Cioè, quindi se c'è una barra di metallo... Bend bars, piegare... lift gates. Esatto. sì, allora poi toglierò quel punto. Poi, quando finirai sotto un'astronave, dovrai spostare una porta e non avrai forza. Lo so. Però tiro forza uguale. Memento. Vabbè. Poi. E provo a sbattergli la testa lì davanti, anche per metterlo in una situazione, più che fargli danno voglio metterlo in una situazione di messa male, perché vedo che c'è lui vicino. Due successi. Due? Uno. Sei. Quindi fai per prenderlo in lotta. Io gioco un mio dark point e gioco una mia reazione e faccio il contrattacco. Quindi gli attacchi normali sono due action point. Sì. Okay. Sì, comunque io mi tolgo force e metterò in combat. Non da adesso, ma la prossima volta. Mi fa cagare, se no. Due. Minchia. Ma io schivo. Bravo. Hai per schivare? Sì. Hai un punto. Sì, perché no, fatto... quanto costa fare una lotta? La lotta costa due. E quindi uno. Quindi è ancora una. Sempre col coltello sta andando, no? Lui sì. Possono essere definiti a raggio vicino rispetto a dove sono io. Anche tu? Sì. Ok. Uno. Più short. 2-20 metri, sì. Okay. Io uno, quindi gli abbasso di uno il danno. Ok. Prendi un danno. Io faccio 10 di iniziativa. No. Ok. Agisci tu. Sei rimasto sopra il balcone, sei alle spalle di questo tizio. Ok, un danno. Cerco di tagliargli un braccio. Ah, leggero! Io gli volevo sparare su una gamba, ma mi sa che fa un sacco di rumore la mia carabina. Ma la katana no. La carabina sì, fa rumore. La stun gun no. Ma non ce l'ho la stun gun. Quindi sono... Compriamo un silenziatore. Nessuno mi chiama. Io bevo. Giustamente. Dov'è Eric? Un successo. Successo. La tua arma fa? Critico 1. Quindi dovresti aver fatto un successo in più. Due danni di base. Due danni. Ah, però aspetta, bonus più 1. Tiro un altro dado. No. Un successo. Un successo. Fai altri due danni e li sente. Perché lui non ha nessuna armatura addosso, quindi lascia delle sue vesti. Ah, giusto, io ho i vestiti protettivi. E ti davano più 2 d'armatura, ricordiamoci la prossima. Più 3 d'armatura, ricordiamoci la prossima. Cosa vuol dire? E è un'arma. La tiri quando subisci danni. Ho subito danni. Vabbè, giusto. Sì, è vero, tira. Per ogni successo che fai. 3? Perché l'armatura? Sì, esatto. L'armatura è 3, tiri 3. Per ogni successo che fai. No, niente. Ti prende sotto una. Una. Puoi pregare le icone se vuoi. No, non ho una fatto... domanda. Infatti, sì. Anche un successo. Questo combattimento che loro stanno facendo sul balcone, che alla fine sono in strada.
sta attirando l'attenzione di qualcuno? No, perché al momento non stanno usando armi che fanno confusione. Okay. La gente sembra non ho sparato. Nessuno si sta accorgendo di questa cosa. No, al momento no. E come è messo il combattimento? Cioè, sono abbastanza messi loro bene? Sembrano in vantaggio. Sono abbastanza in vantaggio, ok. Non me ne sbatto le balle. No, no. Allora gli lancio su un talismano. Che però è esplosivo. Perché non sai, non le fa. Tanta fortuna. No, hai presente quelli? Cioè, quelli di carta che ti si piantano, esatto, qui e poi prendi fuoco, esatto. E allora io quello che, mentre lo stanno combattendo, io cerco di comunicare con lui cosa sta succedendo, cioè, con... E come? Lei? Allora... Mandando un bigliettino. No, altri biscotti. Io ho una pila di carta alta 40 centimetri davanti. Mi ha dato anche un timbro di firmatura. Un kebab di carta. Esatto. Mamma mia. No. Entro nel locale e facendo appunto finta di provare a mettere i talismani sui tavoli. Scusa, non scrivi, non sento bene. Acquistate talismani. Passo anche da lui. E gli lascio un pezzettino di carta. Vedi, aspetta, un talismano sul scritto. Gli lascio un talismano sul tavolo e mi avvicino al suo orecchio e gli dico: sta avvenendo un combattimento. Aspetta, io sono fuori, lo vedo. Ah, lo sto vedendo. Io sono nei tavolini fuori, mi ha messo nei tavolini fuori. Lui sì, se la fuma dentro il ristorante. Ah, ok. Sì. Quindi sei dentro, sei fuori. Ma Madonna, dentro, è dentro non il lo ristorante. Vedo. Quindi io non vedo sta roba? No. Fico, perfetto. Cioè, per me stai facendo cazzo a tavola. Se stanno a menà. Sta succedendo un combattimento là fuori. Forse è il caso di chiamare soccorso, aiuto? Grazie, ne prendo uno. 100 birre. Levate le palle. Bravo. Chiamo Eric. Tu hai pagato. No, bravo appunto perché io sono buono, tranquillo, e quindi lo pago, è giusto, però... No, fanculo. Ma tanto poi mi farò dare in modo nell'altro. Chiamo Eric. Ti sto mandando la nostra posizione. Muovi il culo, le cose si stanno facendo difficili qui. Anche qua. No, no, difficili, difficili, difficili brutte. Difficili brutte da scappare o difficili brutte di che altro tipo? Dipende io da non quanto... sono molto in piedi. Dipende da quanto. Allora, hai guarda nella tua tasca destra. Ok. Senti, c'è della polverina. Ok, mettila in quello che stai bevendo, farà schifo ma ti sveglia. E poi vieni qui, clic, e gli mando la mia posizione. Quindi io ovviamente butto giù la polverina. Io gli dico, come faccio io con Loki, è perfetto. Esatto. Io guardo verso Ron e dico: dovrei ricordarmi di portare un'arma più adatta. Ora stai fermo, vai. E Dark Point. Comunque è frustrantissimo quando, cioè anche Daniele, anche Dan me lo ricordo, quando cominci a tirare di sé e non fai un 6 santo diventa di un frustrante tremendo. No, ma di fatti basta farli. Ti ricordi quando non li hai fatti? Allora, mi ricordo quando era che il Sound on the Loop, anzi quattro successi. Minchia, si pianta, si blocca, vedi che sviene. png.exe stop working. Forse mi puzzano le mani. Dipende dove le hai messe. Quella crudità di cozze che ho mangiato ieri senza usare il tovagliolino al limone che mi danno. No, io la mia azione è quella. Lui sviene. Allora, io sfrutto a questo punto le mie conoscenze di quando facevo parte del sindacato. Di Shibari. Mi fanno attaccate cote sulla gamba sinistra e metti in sospensione. Oh signore. Allora, per prima cosa lo imbavaglio in modo che qualunque cosa succeda non riesca a urlare. Ok. Non abbiamo corde, quindi non lo posso legare. No, io ce l'ho. Gli posso tagliare i tendini. Esatto, era proprio questo che volevo fare. Sono sicuro. Di una gamba, non di tutte e due. Ciao, no, beh, io tolgo la cintura. Ok.
Ok. Se non ho una corda appresso, come ho sicuramente qualcosa per legare qualcuno, no, sì, quindi almeno una cintura. Ma lui secondo me è anche una corda, cioè. Sì. Io no. Leggo e poi mentre leggo così gli apro l'occhio. Le reggette di plastica. Gli apro l'occhio. Sembra una cosa facile staccarglielo o devo strapparglielo? No, è un occhio cibernetico, quindi è attaccato al suo sistema nervoso e tutto. Se ok, non togli... c'è una cosa tipo che posso svitare. Non è una lampadina. Pupilla. Ok, non è una... Ma glielo puoi tappare. Eh? Ma glielo puoi tappare. Magari ha delle lenti e tutto, ma non proprio che gli stacchi l'occhio. Si può fare una stun gun? No, c'è da due. Io ho una spada. Si può anche bendare, cioè. No, magari c'è un segnalatore. Però ho il tools per magari non c'era l'occhio, c'era addosso. Ok. Cosa vuoi nel tool print? Facciamo... Ah, beh, una delle prime cose che sicuramente cioè, il mio dubbio è che ci sia un segnalatore. È un sasso. È uno Sharpie. Gli coloro sopra, così non si vede. No, beh, lui dice... No, il mio dubbio è che c'è un segnalatore o qualcosa. Però magari c'era addosso e non c'era. Il segnalatore non glielo togliamo adesso sul balcone. Adesso facciamo in modo che... Magari possono sapere dove siamo, ma non vedono che cosa succede, non viene registrato altro... E smettiamo di chiamarci con i nostri nomi. Dopodiché, quando siamo in un luogo sicuro, io spero che non sia il vero nome. No, allora, non è il mio vero nome. Io, intanto, ovviamente, senza tardarmi ulteriormente, esco per vedere che cosa sta succedendo. Anche perché così, quando lui arriva, mi vede. Sta polverina è roba più vomitevole, cioè nel senso è una roba che ha è un sapore veramente improbabile, non come sai, l'occhi tirato cioè, col naso fa effetto, ma non sai se fa effetto perché ti fa così schifo che ti sveglia o perché in effetti fa effetto di suo. Lui tu dove eri? Io ho speso circa 600 come? In talismani. No, aspetta. Quanto costa la roba da bere? 300. Ok. Vediamo, magari è una roba buona, ti soddisfa. Tutto in talismani. Sì, sì, lui ha la pila che io ho di carte di foglietti però, di talismani. È come l'acqua sentiera con la forma di Madonna, però con dentro esatto. Lui ha preso il set di, come si dice, il set di iconcine, esatto, quelle trasparenti con dentro la mini bar. Esatto. Ogni icona ha un gusto diverso e quella di, come si dice, quella del senza volto non c'è, però c'è una boccia. Hai presente quando in Cina ti danno i sacchetti con dentro esatto. Il liquame? È la stessa cosa. Con il liquame. Buonissimi i sacchetti di liquame cinesi. Che schifo. Va bene. Dove cazzo li hai tirati fuori? No, nel senso che spesso in Cina le bevande te le danno nei sacchetti di plastica. Ma no, è tipo in Brasile. Anche in Cina? Anche in Cina? Sì. Che in realtà per quanto ne faccia schifo è più razionale in termini di stoccaggio e poi quella roba lì magari è biodegradabile, quindi vabbè, cioè in Cina no. Io corro. In Cina nulla più. Io corro naturalmente con la mia fantastica forma fisica. Quindi ogni tanto data l'amarezza di questa roba mi fermo con dei conati e poi riprendo. Bambinando con un carrollo. Arrivo davanti al suo tavolo mentre lui fa... E con la stanga, dove cazzo sono? No, ti posa quella roba. E vedi qualche passato con in braccio un sacco. Vedi qualche passato che fa qualche urlo. Un tappeto. Cioè, no, Ron e io che teniamo un tappeto che stiamo arrivando da dietro. Chi è che devo freddare? Nessuno. È risolta. Adesso le tue competenze sono assolutamente richieste. Trovaci il buco di culo meno, come si dice, più losco che conosci, dove qualcuno ti conosca e ti possa dare una stanza sul retro per poco prezzo. Sarebbe potuto essere peggio questo metallo. Sì, infatti non me sono solo. No, ma io non l'ho detto come il metallo. No, infatti non l'ho già percepito. Okay. Perché vuoi andare a prostitute adesso? No, io non ecco. Grazie di averlo messo. È preventivo? Minority Report. Il pre-cock del metallo. Il pre-cock del metallo. Che se vede le vacche su questo, vado avanti. E viene cambiato una volta a settimana perché... Overload. Si esauriscono. Hai ancora di quella polverina? No, cioè sì. Fantastico. Se questa cosa va a buon fine me ne dai ancora, perché se mi sveglia così posso bere di più. Io te la do. Se tu, la polverina, se tu
ci porti in un luogo dove noi possiamo fare qualche domanda a questo tappeto senza che nessuno ci disturbi, perché potrei anche prenotare una stanza, cioè affittare una stanza qui vicino, ma sarebbero molto incuriositi dal tappeto, quindi il tappeto sarebbe meglio portarlo in un luogo dove fanno poche domande, anzi zero domande, e intanto ti servono a vedere. Scusate, ho tirato 60 dadi, ho fatto 3 successi. Ok. Non saranno troppi? Sì, quindi ne hai tirati 30. Perché considera che il gioco, ti ripeto, prevede che ritiri due volte. Non secondo me se ci hai messo 9 punti. Io. Beh. Se ci hai messo 9 punti vuol dire che io dovrei averne 20 punti in qualcosa per fare un successo sicuro col tiro che ho fatto. Ma adesso. In tutto questo noi stiamo... come si dice, concentrandoci sull'elemento sbagliato. La cosa più importante è che si è tirato. Quanti dadi avevi? 6. Ho tirato 10 volte 6. Ha fatto 10 pustorinate. La mia influenza finalmente sta cominciando ad avere un esito. Ma perché tu non hai sentito i 5 anelli allora? No, io sono arrivato a metà, no, alla quarta perché puntata. Perché Kitsune, quando doveva iniziare a lanciare quello lì che era difficile lanciare, io sono stato mezza sessione a vedere se uso 8 dadi, 9 dadi o 10 dadi, quante volte mi viene. Sono fiero di te. Sono fermo. Fatto che mi chiesto la è stato commovente. Sono fiero di te. Quindi nulla, dobbiamo... Ma non in gioco, era fuori dal gioco, è quella la differenza. Ah, è vero, io tiro per sondare le mie reazioni da personaggio. Già, è vero, hai ragione. Tu sei il maestro. Sì, beh, ovviamente, prima o poi Pai Mei verrà sottrassato, ma per adesso... Comunque io ero stiamo arrivando con un tappeto. Esatto. Va bene, quindi come faccio a sapere se c'è un posto di questo tipo? Io direi che c'è di classe, cazzo. Andiamo verso lo shuttle? Non importa dove andiamo, non siamo qui. Allora, fai un infiltration ma con un bonus di 3. Ma io una cosa molto importante. Ma nel frattempo io quanti soldi ho riaccumulato? Ancora? Vabbè, perché io... È il suo scopo di vita. Ma perché tu mi vuoi dire, fai un tiro di manipulation. Vuoi vedere se il ristorante magari la gente... O se il ristorante ti ha detto... Dai. Lei ha il permesso d'ambulante. Non vedere la sua licenza. Ho fatto uno. Ok. 500 birra. I 500 sono tu che non glieli hai ancora dati, però. Ne abbiamo fatti 11.000 per una missione pericolosissima. Lei ne ha fatti 1.000 in 10 20 minuti. Avremmo sperato qualcosa. 11.000 birra era l'utile della missione. Poi il fatturato era più alto. Avremmo sbagliato qualcosa. Ok, a questo punto voglio iniziare a portare il tappeto verso. Se è più vicino lo shuttle, la nave. Dai, posso ritirare? Dai, dagli un dark point. Se è più vicino la shuttle, lo shuttle. Se no, bravo. No, allora ripigliatelo. Guarda, lo so io dov'è il posto giusto. Porca per interrogare tranquillamente questo qua. Bene. Conducici. Aligo 5. Quindi casa tua. Anzi, la mia navetta. Sei stile come un calcio nel culo. Più o meno come te, che passi una giornata e mezza in mezzo a una piazza e non ti accorgi che c'è uno stronzo che ti guarda. Se ci spostiamo, iniziamo. Ti ha dato dello stronzo, scusa. Domanda, voi l'avete legato sul balcone? E poi abbiamo preso un tappeto. E poi l'hanno buttato giù? No, la tenda. C'era una tenda sul balcone, ci sarà stata la tenda sopra, no? Faccio un tiro fortuna. Ci può essere anche la tenda. Beh, non ci sarà il problema. Dentro un tappeto o qualcosa. Ok, entrate in casa e mettete in un sacco tappeto. Ma no, basta. Lo arrotoliamo in un tappeto, poi lo buttiamo giù. Che tanto in un tappeto non si spaccherà tutte le ossa. Ma a sto punto potevamo pure aprire la porta di casa e uscire dalla porta di casa. Di fuori. Chi era piano terra? Torniamo su te e torniamo giù dalla scala. Parkour. Adesso, io mi sono immaginato che abbiamo aperto la finestra, quella che era chiusa, c'era una stanza, c'era un tappeto, abbiamo preso quello e poi abbiamo calato dal balcone senza scendere, dove magari c'è la tizia giù che sta guardando la televisione. Scusi, possiamo prendere questo? Cosa state facendo? Possiamo prendere questo? Sì! Arrivederla, signora. No, va benissimo appoggiare il tappeto e scendere dalle scale. Perfetto. Ah, boh, io avevo proposto dal balcone, ma mi sembra ottima anche la sua idea. Diciamo da meno nell'occhio. È un po' meno evidente. Un pochino. Da un po' meno nell'occhio. Così sembrate pulitori di tappeti. Ma in... Sì. Diciamo che sembreremo presto in carcere. O sembri uno che porta via un tappeto. Perché non abbiamo fatto nulla di illegale. No, ma anche se smettiamo di parlare, ce ne andiamo. Comunque non sapevo che sarebbe andata così. Che cosa avevo detto prima di scendere? Abbiamo una traccia. C'era qualcuno che ci seguiva. Senza considerare che ti abbiamo
Beh, in realtà l'hai detto dopo di scendere. Forse ti riferisci. In realtà io l'ho detto prima di scendere. Ho detto è possibile che le cose andranno storte. Ma a proposito, no, mi fido di questa persona, la conosco bene, non ho nessun motivo per dubitare. E infatti questa persona non se la sta passando bene, te lo posso assicurare. Mi ha lasciato un messaggio. Se non è questa persona, è qualcuno di molto vicino a questa persona che sicuramente... Anche lui è molto vicino a questa, anche lui è molto vicino a te, non lo riterrei responsabile delle tue azioni. Ok. E soprattutto non lo riterrei responsabile delle sue azioni. Il mio punto non è chi è responsabile di cosa, il mio punto è che io lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Credo che questo sia o qualcuno che voleva impedire o assicurarsi di chi facesse domande sul nostro contatto, oppure qualcuno che stava cercando lo stesso contatto. Ma comunque io, a quanto pare, tutto questo mentre andiamo verso questo punto. A quanto pare non è rintracciabile. Sì, detto questo, dire io l'avevo detto non serve niente, ma il tuo pessimismo si chiama cautela ed è molto utile. E anche la cosa strana è che la cameriera, a quanto pare, gli interessava abbastanza del nostro contatto da informarci e da trovare sospetto il fatto che non si fosse presentato per giorni. No, lui comunque è un abitudinario, inoltre sa essere molto cortese con le persone, farsene amiche, quindi penso che... Sì, ma se è così facile avere queste informazioni. Interroghiamo questa persona e poi... Anzi, intanto io butto giù uno schemino. E quando arriviamo là, Eagle... Avete della carta? Eh? Mi abbiamo lasciato tutta al ristorante. Prendo... Tutti i biscotti. Beh sì, lei avrà il coso da decoupage per i talismani. Io ho il... Decoupage per i talismani. Lei ha che scrittura, carta penna e... Ok, allora ti chiedo una mano. Quindi ti scrivo questa cosa. Talismano. Esatto. Allora, lo descrivo anche a chi ci ascolta. Sì. È una praticamente una piramide di numeri, il cui sopra c'è un... Nel primo piano c'è un 1, nel secondo piano... Perdon, parto dal basso. Nella base della piramide ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 numeri. 1, 1, 1, 2, 2, 1. Nel piano superiore della piramide ci sono 4 numeri. 1, 2, 1, 1. Sopra ci sono 2 numeri, 2 e 1. Sopra ancora ci sono altri 2 numeri, 1 e 1. E poi sulla cuspide c'è un numero solo che è un 1. Dopodiché ci sono 2 righe. E sotto ancora c'è scritto Yadris 1310. È un 3 questo, vero? 1-3-1-2-1-0. Ah, perdono, 1-2-1-1. 1-2, 1-2, ha una prima occhiata o può avere qualche significato. 1-2-1-0. Allora, i numeri sopra... Io ho avuto a che fare con gli zeloti. Se volete guardare. Con gli zeloti. Ti esatto. Dice qualcosa Yadris? Cosa mi dice? Si dice che sia un poeta ispirato dalle icone. E che abbia scritto delle testi religiosi. Ok, quindi quello è il versetto e capoverso. Sì. Conosco Yadris, ma è un... L'hai conosciuto? Come cioè, i suoi libri hai conosciuto, ovviamente. Quindi quello lì sarà tipo il passo. È il passo, esatto, sì. Molto probabile sia un suo passo. Vi dico anche che la persona che dovevamo incontrare è in pericolo. È probabilmente è ferita e non gli rimane molto tempo. Tieni a lui, lo vuoi salvare? Ti do un dettaglio, da quello che sentivi è ferita e è morta. Okay, niente, e allora... O vai a casa sua a soccorrerlo o scappi con lì il tappeto. Se è a casa sua, perché io so che aveva freddo. Ti dico l'opzione più probabile. Posso dirti che cosa ti potrebbe far pensare che è a casa sua? Il pappagallo che diceva "Ah, padrone!" Ah, oppure poteva essere il pappagallo del cane. Ma io gli chiedo, ma... Sei Jafar che mi ha ucciso il pappagallo. O il capitano di questa campagna è Jafar. O Jafar o Long John Silver. Allora, aspetta, io dico... Quindi, da quello che hai visto, se qualcuno corresse adesso alla casa... Potremmo salvarlo. Si potrebbe salvare? Potremmo salvarlo, ma non sappiamo cosa troviamo. Però potremmo salvarlo, a me sembra il caso di farlo. Perché se non caviamo nulla dal tappeto... Quello che vuoi fare per me va bene. Io propongo di andare. Tanto questo non si rivelerà molto presto. Soprattutto se potrebbe interrogarlo il capitano. Se volete posso rimanere io con... Interrogiamo con lui. Sì? Magari con ci parla. Sarebbe ottimo. E quindi se tu non... Non di meno lo hai. Ora addormentato, poi ti riprendi. Quindi hai parlato. Ma ti ho detto tutto, è la terza volta. Esatto. Comunque in effetti Ilona potrebbe rimanere con lui.
Con lui, il capitano. Sì, beh, con loro, col tappeto e il capitano. Direi che Ron forse sarebbe il caso che venisse con noi. Mi fai una prova di wits? Sì. Pure semplice. No, beh, io lo so che ci saranno, aspetta, che ci saranno. Anzi, quanto hai su wits? Facciamo 4. Ok, con che cazzo lo curi? Eh? Se vai là e sai che ha perso tutto quel sangue che ci ha potuto scrivere per terra. Giusto. Con che cazzo lo curi? Beh, con l'amore. Beh, magari, magari ci parlo prima che muoia. Magari parliamo col pappagallo. Io gli dico stop, smetti di sanguinare. Stop, dimentica. Allora, così muore felice. Ma beh, scusa, non c'è un kit di pronto soccorso qua sopra? Noi abbiamo... Qualcuno di noi ha Medicurgy? No, però magari una botta di adrenalina. Cioè, nel senso, non ma lo facciamo durare un po' di più. Una botta di adrenalina per fargli circolare più velocemente il sangue e ucciderlo più velocemente. Un laccio emostatico, una trasfusione. Non serve un medico per fare un... Cioè, nel senso, per mettergli una... Sì, non sappiamo nemmeno di che gruppo sanguigno è. Lo ammazziamo. Lei ha... Zero positivo. Lei ha il kit di pronto soccorso benedetto, addirittura. Sì, lo so. Che gli dà un dado in più, anche. Sì, però lo deve usare lei. Sì. Allora, aspetta. Però lei non ha punti in Medicurgy, che punti è di... ma la dose M lo può non c'è bisogno di tiro di usare medicina, il tiro. Sì, ricordo. Però perché lo può usare solo lei? E se vuole il blessed. Più bel benedetto. Ah, okay. Beh, sti cazzi, no, rimangono loro due, andiamo noi e lei ci lascia il kit. Mi lascio un kit, uno delle una delle, una delle. Io ti pago il talismano. Fai un paio. Per sicurezza, ma se lo riportiamo, va bene. Non serve. Va bene. Quanti soldi hai fatto, Alice? 1100 birre. Solo dai talismani. Ora della fine della campagna, 1100 birre dai talismani più i 1100 che ci siamo divisi prima. Lei ha fatto 2000. Va bene, perché oggi è giorno di festa. E comunque iniziamo a correre verso. Ci dirigiamo lì. E voi due andate verso l'indirizzo 1, 2 e 3. Con il suo metallo, d'accordo? Due dei suoi cosi, uno lo ridiamo, sì, se non ci serve. Sì, esatto, con due dei suoi, delle sue sparaflasciate. Ok, noi siamo nella parte dietro dello shuttle. E voi due andate verso lo shuttle. Esatto. E mentre le vostre salse si dividono, finisce la prima puntata di Corrioli. Abbiamo diviso il party alla prima puntata! Due volte! Due volte! Ah, presupposti interessanti, mi piace. Abbiamo avuto un piano. Che e ha funzionato. No, ha funzionato. Vero, il nostro piano per la prima volta. Lui ci ha fatto sapere che c'era qualcuno che ci seguiva e alla bene o meglio siamo riusciti a prenderlo. Quanto mi fa schifo. Devo prendermi dei dadi apposta. Prendili, i miei dadi vanno benissimo e funzionano perfettamente. Beh, come abbiamo potuto dimostrare, vedi, due successi. No, io sono probabilmente sfigato con questo sistema. No, anch'io sono. Però successi. Sì, infatti. Zero, lei è zero. Scommetti che se li tiro tutti ne faccio uno, massimo uno? Uno. Zero. Se per sfigato ne farai sei, per qua. Tiro anche questi. Io ho fatto zero, però ne ho tirati 8, che sappiamo essere il numero magico. Due. È contato che devi fare un successo per far successo. Su 3, 6. Su 10 dadi. 10 dadi vuol dire che hai puntato tutto il possibile. Guarda, qui c'è le probabilità. Allora, tieni conto che è proprio il meccanismo su cui si basa invece il Monad System, in cui non devi fare 6 con i dadi, esatto. Per cui... Lì saresti potentissimo. Lì saresti potentissimo. Ecco, vedi. Vabbè, ma d'altronde la probabilità è esattamente la stessa. Sì, sì. Comunque, a prescindere dalle probabilità e dalla sfiga di Roberto con i dadi da 6, che sappiamo essere proverbiale, quello che avete ascoltato era Fumble, che è il primo podcast. Basta tirare sti dadi. Dai. Se lo dice che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, ma solo su fumblegdr.it trovate i giochi di FumbleGDR in vendita. Ci sono Clotos e Gattai, presto arriveranno cose nuove, presto arriveranno delle cose da scaricare in PDF. Ci potete trovare anche su DriveThruRPG, ci potete trovare sulla nostra pagina Facebook Cosmico, ci potete trovare anche su Alibaba, su Amazon e, se chiedete al vostro negoziante di fiducia, anche nel vostro negozio. E se non ce l'ha, invece, non deve essere il vostro negoziante di fiducia. Se non ce l'ha, non è molto fidato. Se non ce l'ha, fateglielo prendere. È solo da questa settimana che siamo distribuiti. Esatto. E se non ti fidi del tuo negoziante, uccidilo, avvolgilo in un tappeto.
E strappali l'occhio. E strappali l'occhio. Fallo, anche se non è bionico, tu strappalo. Fallo interrogare da un ubriaco con una vescica così. Con un ubriaco e una ciarlatana. Io ho preso la polvere e mi sono ripreso, ma tutto quello che ho bevuto... Esatto. Lo stai metabolizzando in un secondo. Sì, diventa whisky, no? Se non... Se uso il mio distillatore... non è dentro al... Se ancora non avete preso i giochi, acquistato Clotos e Gattai, fatelo così, cominciate a portarvi avanti. Quando arriveranno i nuovi prodotti, scoprirete se per caso abbiamo affrontato questa rigidità legata a caratteristica e skill dei sistemi, degli ultimi tipo 15 sistemi che abbiamo giocato, in maniera brillante oppure spoiler, no. Sì. Ebbene, lo abbiamo fatto. Questo è un piccolo spoiler. Stiamo playtestando. Ok. Sì, la base ci siano altri tipi di dadi che sono quelli da 6. Non ci e sono se dadi. Non ci fossero dadi? Se non ci fossero dadi, deve esserci un'alternativa decente. Se è solo chiacchierata, non è il mio genere, ma... Ebbene, c'è un'alternativa decente. Ma lo scoprirete tra un po', perché vi daremo delle notizie sminuzzate qua e là. L'alternativa decente è tirarsi puntine in faccia. Esatto. Se si attacca è un successo. Allora, se non si attacca è un fallimento. Se sei un power player puoi usare le freccette pesate, quelle... Esatto, quelle che si attaccano per forza. Non ti vorranno bene i tuoi compagni, ma il tuo personaggio sarà fortissimo. E freccette è un gioco talmente di ruolo che se tu spacchi una bottiglia in testa a un in gioco lo devi fare anche nella vita reale per calcolare i danni effettivi, no? È la nuova frontiera del New Wave, è la New Wave. Power Pride. Newest Wave. Power Pride, sempre Power Pride. Comunque, vi ricordiamo che potete fare altre cose per diffondere il verbo di Fumble. Recensione su Facebook. Potete fare recensioni su Facebook, potete fare le recensioni su iTunes. Su iTunes. Potete iscrivervi su Spotify, potete vedere i video su YouTube. Se dice ancora una cosa ti tiro una macchina in faccia come il sistema con le freccette. Freccette. In più potete condividere, ripostare, ribloggare e mandare su WhatsApp ai vostri genitori le puntate di Fumble. Basta su Telegram se siete persone migliori. Fate un gruppo di ascoltatori su Telegram e scrivetevi quali sono le vostre cose preferite di Fumble. Basta che ci ascolti. Basta che non scriviate tanto. Se una strana origin story vi ha privato dei genitori ma vi ha dotato di superpoteri, salvate le persone e poi ditegli ascolta Fumble e andate via. Esatto. Qualcuno aggiunge del metallo da remoto. Oh oh oh. Viva la rigidità, tra parentesi metallo più uno. E allora. Va bene. E... ho punteggiato anche lì in esatto, chat esatto, perfettamente. Noi vi ringraziamo di aver ascoltato Fumble. Ci troviamo settimana prossima, sempre di venerdì, con una nuova puntata di Coriolis in cui vedremo come si fa a pezzi una persona apparentemente. Sta prendendo ospite, una ospite speciale Fughezzuna. Allora, poi se tu li tagli bene i pezzi, li puoi riutilizzare come spie. Li puoi far mangiare. La settimana prossima. La settimana prossima, se non sapete chi è Fughezzuna, ascoltate Mondo di Tenebra. Lasciate la recensione su Facebook, maledetti.